Buon pomeriggio ai presenti, che vi ringrazio veramente, non calorosamente perché già fa abbastanza caldo, quindi vi ringrazio per essere venuti. Continuiamo col percorso Alter Ego del Web, oggi con Cyber Stalking in compagnia del dottor Marco Valerio Cervellini. Affronteremo le insidie del web da un punto di vista un po' più particolare, quello della polizia postale. È una, passatemi il termine, forse un'innovazione portare l'aspetto, l'occhio critico della polizia postale. Molto spesso abbiamo, ci è capitato di seguire incontri, non in questa sede, ma ognuno di noi, da esperti quali avvocati, commercialisti o quant'altro. Oggi diamo un taglio diverso da un altro punto di vista. Siamo al terzo incontro, quindi continuiamo nel nostro filone delle insidie del web. Io cosa dire? Ogni volta mi rileggo sempre i curriculum di tutte le persone, ma non per curiosità, ma proprio per cercare di creare una piccola presentazione. Anche qua avrei dovuto dire tanto e tanto e tanto. Quando gli ho chiesto come presentarlo, perché è una domanda che faccio a tutti, lui mi dice, scusami il dialetto, levami i titoli, io sono Marco Valerio. Per favore, non mi presentare chissà come. Però, insomma, i titoli ci sono, sostituto commissario di polizia con delega alle telecomunicazioni, cavaliere, sì vabbè, le superiamo queste cose, poi vado avanti, e porta avanti una campagna di sensibilizzazione costante per gli studenti. Si è conclusa da poco il track che ha girato tutta l'Italia per sensibilizzare i giovani al problema di internet, non soltanto i giovani ma anche gli insegnanti soprattutto e i genitori. Noi cercheremo oggi di affrontare cyber stalking, sarebbe riduttivo, partiremo, credo che ci farà un po' una panoramica dei crimini del web, dalla pedofilia, dal phishing, dal deep web, cose che in questi incontri abbiamo toccato ma che oggi cercheremo di approfondire un po' di più. Non dico altro, allora ti lascio tutto lo spazio. Innanzitutto io invece ringrazio Rossella, che poi ci siamo conosciuti per sbaglio, vedi, quando uno dice che delle volte, infatti quando uno dice che la rete delle volte veramente nasconde delle insidie, invece al contrario, proprio in virtù del fatto che aveva sentito parlare dell'ultima campagna itinerante di sensibilizzazione che abbiamo strutturato, chiedeva appunto di portare il track a Lecce, non è stato possibile portare il track a Lecce, allora sono venuto io. Sì, sicuramente. Allora, come diceva Rossella, io sono responsabile nazionale di tutti i progetti di educazione alla legalità e navigazione sicura dei minori sulla rete internet della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Sono anche responsabile delle relazioni esterne della stessa Polizia Postale e da oltre 12 anni mi occupo proprio di quelli che sono tutte le attività di sensibilizzazione e prevenzione, sia per i minori ma soprattutto anche per gli adulti, perché spesso e volentieri magari noi trascuriamo tanti, tanti aspetti che invece al contrario ci portano a commettere degli errori, soprattutto quando siamo sulla rete internet. Faccio una breve presentazione di quello che è la Polizia Postale, perché spesso e volentieri molti ci scambiano per gli ispettori dell'Escopost, no? del vecchio Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, non so quanti di voi lo ricordano, c'erano degli ispettori delle Poste appunto che andavano a fare nulla di tutto questo, noi siamo invece degli specialisti della Polizia di Stato, che ci occupiamo esclusivamente di tutto quello che sono i crimini informatici e comunque anche radio-televisivi, quindi tutto quello che passa attraverso la rete televisiva, la rete internet. Come siamo organizzati? La Polizia Postale delle Comunicazioni dislocata su tutto il territorio nazionale. Qui a Lecce abbiamo una sezione Polizia Postale che fa capo al compartimento Polizia Postale per la Puglia, che è a Bari, e che coordina l'attività
di tutte le sezioni provinciali che si trovano nella regione. Io appartengo invece alla direzione centrale della Polizia Postale, come dicevo prima appunto mi occupo dell'aspetto diciamo, relazioni esterne e comunicazione e in particolare dei progetti educativi. Vi devo dire che io sono stato il pioniere dei progetti educativi perché io ho iniziato 12 anni fa a scuola di mio figlio e all'epoca mi dicevano tutti, se vedi che non c'è voglia di fare niente, no? Perché dice, invece di lavorare te ne vai a scuola a insegnare quei principi, quei valori che sono alla base poi, che spesso e volentieri vengono dimenticati. E perché poi noi abbiamo investito moltissimo nei progetti educativi, nella sensibilizzazione e nella prevenzione sui rischi e i pericoli della rete. Abbiamo investito tantissimo perché quando parliamo di minori l'unica arma veramente efficace è quella della sensibilizzazione. Se nella vita reale, nella vita normale, interveniamo a seguito di un furto o una rapina, voi immaginate un attimino intervenire dopo che un minore è stato abusato, è stato violentato, è stato ucciso. È una sconfitta per noi perché che non siamo riusciti a tutelarli, ma è una sconfitta alla società civile che poi si trova a dover fare i conti con un minore che poi diventa adulto, che difficilmente rimuove il trauma. Ecco perché è di fondamentale importanza la sensibilizzazione. In questo devo dire che siamo diventati bravi, ma per i miracoli ancora non ci siamo attrezzati, nel senso che spesso e volentieri i genitori sostituiscono la babysitter reale con quella virtuale perché dice Madonna quanto è bravo mio figlio o mia figlia, sta davanti al computer e non si vede, non si sente, no? E invece significa equivale a lasciarli da soli davanti al lasciare i figli da soli davanti al computer equivale a lasciarli da soli con la porta d'ingresso aperta, perché la rete da un lato è straordinaria, dall'altro nasconde veramente tantissime insidie e soltanto con la sensibilizzazione, soltanto facendo conoscere quelli che possono essere i pericoli, si riesce a limitare i danni. Perché se parliamo di sicurezza, soltanto, soprattutto quando parliamo di minori, soltanto con l'affiancamento, soltanto con nella presenza di un adulto, durante l'esplosione della rete riusciamo ad avere diciamo, una sicurezza pressoché diciamo, elevata. Allora, come vi dicevo, io appartengo alla direzione centrale, 80 sezioni provinciali e 20 compartimenti. I compartimenti sono i capoluoghi di regione che gestiscono, coordinano l'attività all'interno diciamo, delle proprie regioni. Le aree di competenza. Andiamo dal cyberterrorismo, computer forensic, questo potrebbe interessare a te, Rossella. Controllo delle frequenze, computer crime, computer sempre crime, diritto d'autore, diffamazione in rete, commercio elettronico, giochi scommessi online, pedofilia, protezione infrastrutture critiche, pirateria satellitare. Come potete ben vedere, le nostre competenze sono infinite, tutto passa, perché oggi tutto passa attraverso la rete. Se noi all'inizio c'è il cyberterrorismo, no? Allora, se voi immaginate che prima per fare un attentato fisicamente dovevi mettere dell'esplosivo, no? Oggi tutto questo è venuto meno, non serve più, perché è sufficiente bucare un sistema informatico di un'azienda e fare scontrare, se parliamo dei treni, magari apri un semaforo rosso, lo fai diventare verde, fanno i botti, così come per quanto riguarda gli aerei. Non è così difficile, basti pensare che c'è stato un adolescente a Cagliari, aveva la rotta degli aerei sopra casa, era molto bravo in informatica, è riuscito diciamo, a inserirsi nella torre di controllo e faceva deviare la rotta degli aerei, ed è lo stesso che ha bucato il sistema informatico della NASA. Ecco perché poi noi quando andiamo nelle scuole diciamo, visto che siete così bravi,
siete smanettoni, utilizzate questa vostra bravura per crearvi un futuro di lavoro, perché poi le aziende vanno alla ricerca di queste menti, perché gli fanno testare poi quelli che sono i propri sistemi di sicurezza. E i ragazzi ne fanno tanti di guai, cioè da un lato sono vittime, ma dall'altro ne combinano tutti i colori. Comincio ad addentrarmi, faccio una panoramica di quello che è lo scenario della rete. La rete rappresenta per i ragazzi, cioè per noi adulti, ma soprattutto per i ragazzi. Voi immaginate che i ragazzi vivono la rete internet, comunque il mondo virtuale, più della vita reale. Se voi immaginate che loro escono da scuola dalle 2, 2:15 già stanno online, e trascorrono 10-12 ore, quindi il loro mondo non è il mondo reale, è il mondo virtuale. E se da un lato è uno straordinario mondo veramente di socializzazione, di comunicazione, di progresso, dall'altro però nasconde tantissime insidie. E questo è un grande problema, sia per la salute degli stessi ragazzi, perché nel momento in cui tu vivi nel mondo virtuale, automaticamente perdi di vista quello che è il contatto umano del face to face, faccia a faccia con i coetanei. Dall'altro però focalizzi tutto il tuo interesse sulla rete, e alla stessa rete, diciamo, tu chiedi quelle che possono essere tutte quelle informazioni, tutto quello che ti interessa sapere, e che spesso e volentieri i genitori o non ti sanno dare, o comunque non glielo chiedi perché non sei nelle condizioni, o comunque ti vergogni di chiedergli. E spesso quando sulla rete tu vai a chiedere le informazioni, trovi delle persone che, siccome hanno interessi diversi, automaticamente ti assecondano. E se parliamo diciamo degli adescatori, loro hanno un modus operandi d'approccio talmente, come dire, allettante, no? Che basta poco, cioè se da un lato i ragazzi sono estremamente scaltri e svegli, dall'altro basta pochissimo per far cadere poi quello che è la corazza, e quindi per carpire la fiducia. I luoghi rischiosi sono in assoluto i social network. Non so, voi quanti di voi hanno un profilo su un social network? Penso tutti. Tu non ce l'hai, uno solo. Infatti, immagino, perché voglio dire, tu non ce l'hai? Allora sei datato. Ora ti racconto quello che è successo a me. Io ho scoperto mia figlia, no? Che a 7 anni, guardando i fratellini, si era fatto un profilo su Facebook. E io l'ho scoperto per un motivo molto semplice, se no non me ne sarei mai accorto. Indovinate come? Mi ha chiesto l'amicizia. Perché? E io dico, ma sei matta? Dice, papà, dice, te volevo stare più vicina, no? Quindi ti fa sentire, anche, capito, anche mi ha fatto sentire anche in colpa. Ho detto, Valeria, guarda papà, non puoi avere il profilo su Facebook perché è pericolosissimo. Poi è anche vietato, perché non tutti sanno che per poter avere un profilo sui social network devi avere almeno 13 anni di età. Sì, e non solo questo, se voi considerate un altro aspetto, no? Perché spesso e volentieri i genitori, quando li incontriamo a scuola, ci dicono, senti, ma io non voglio che mio figlio abbia un profilo. No, però se il minore ha più di 13 anni e meno di 18 e non c'è la volontà del minore di chiudere il profilo, Facebook, per dire, ma i social network non te lo chiudono, perché loro comunque accettano solo la chiusura del profilo se arriva dal minore. Quindi io, genitore, che se dovessi ritenere diseducativo un profilo, un social network di mio figlio, non ho il sacrosanto diritto di farglielo chiudere.
aprire il profilo, però voglio dire, adesso ci sono tutta una serie di, come dire, di informazioni che loro incrociano, e quindi automaticamente, se tu hai 7 anni, automaticamente loro te lo bloccano il profilo, non te lo fa prima. Prima all'inizio loro lavoravano, più utenti ci sono e meglio è, quindi adesso no, però basta che lui fanno la verifica della data di nascita, quindi automaticamente tu puoi mettere l'età che vuoi e quindi lo apri. E dicevo, quando a mia figlia le ho detto del profilo che comunque non poteva averlo, perché, e lei candidamente mi ha detto: papà, dice, tutte le mie amichette hanno un profilo su Facebook, dice, e io non posso non averlo, perché equivale a non essere al passo coi tempi, no? Perché io ho fatto, ecco perché mo arriviamo al discorso, perché ti avevo detto da dato. Allora gli dico: ma lei non mi frega niente, leva il suo profilo, perché sennò te lo butto giù io. Morale della favola, dice, tutta arrabbiata, lui dice, dice un po' romanista, ma c'ha proprio ragione mamma. Ho detto: perché mamma, che dice? Che sei datato. Perché, no, perché spesso noi adulti non riusciamo a capire quanto veramente sia importante per loro stare sulla rete, perché, come dicevo prima, è il loro mondo. Voi immaginate che isolare un minore dal mondo virtuale equivale a isolarlo dal gruppo del muretto nella vita reale, perché loro stanno sempre a smanettare. E ad esempio di mio figlio, per esempio, io dico al mio figlio, quello grande, no? Dica: Luca, invece di stare sempre a smanettare, utilizza internet anche per una crescita culturale, per studiare, no? Dice: sì. Un giorno mi chiama la professoressa de latino, che gli aveva ritirato l'iPhone perché aveva pizzicato a copiare la versione al compito in classe, no? Allora mi fa: ah papà, ma tu un po' capì, er panico, no? Dice: nessuno sapeva svolgere la versione del latino. E io ho fatto una mandragheata, sa copia para e mi ha beccato, no? Allora poi lo rimprovero io e lui mi fa: oh, comunque la colpa è la tua. Dice: perché tu ti fai beccare, la colpa è la mia? Dice: sì, perché tu mi dici sempre di utilizzare internet per una crescita culturale e io ti ho preso un parola, no? Veramente, poi i ragazzi sotto questo aspetto sono veramente tremende, avanti, veramente. Allora, dicevo, i luoghi rischiosi lo sono per noi adulti, figuriamoci per loro. E per noi adulti, diciamo, i social network, la rete, è diventata estremamente importante, perché è diventata la compagna di viaggio. Soprattutto in Italia, parliamo diciamo, del nostro territorio, ci sono tantissimi single, e la sera loro la propria solitudine la rivolgono attraverso la rete, quindi automaticamente instaurano tutta una serie di amicizie virtuali, che logicamente da un lato quindi ha anche una funzione sociale, dall'altro invece è anche estremamente rischiosa, perché ci sono stati tantissimi casi, perché la rete tu puoi dire quello che vuoi, non c'è poi il riscontro che tu dici come nella vita reale, logicamente conosci la persona, ce l'hai davanti, quindi hai la consapevolezza se questo mi sta a dire la verità, oppure nel mondo virtuale puoi fare qualsiasi cosa, puoi mettere un'immagine di chi sia, quindi voglio dire, veramente sotto questo aspetto è estremamente pericoloso. Perché poi in alcune circostanze, come dire, i social network fanno abbassare quelle che sono le difese, perché logicamente sui social network
tante cose che tu nella vita reale non avresti mai avuto il coraggio di dire, sulla rete dici di tutto. Io una volta mia figlia ha fatto la screenshot di una conversazione con un'amichetta sua che stava a raccontare che aveva litigato col fidanzatino, invece di mandarla all'amichetta sua l'ha mandata a me con WhatsApp, no? È veramente allucinante il linguaggio che utilizzano. È qualcosa di, è possibile che io le ho insegnato questo? Perché poi mi viene anche questo dubbio, perché dicevo, veramente allucinante quello che dicono, perché tante cose che non si riescono a dire, non si ha il coraggio di dire nella, diciamo, nella vita reale, per quanto riguarda la scrittura si dice tutto ed è di più. Allora dicevo tante, spesso e volentieri accade che poi mettiamo di tutto sui social network. Allora i ragazzi, ad esempio, se hanno un profilo e noi gli diciamo devi mettere tutta una serie di impostazioni di privacy, no? E loro ti dicono non le metto, perché loro vogliono apparire, vogliono farsi vedere. Mettere tutta una serie di impostazioni di privacy equivale a non averlo. Così come il discorso di avere pochi amici, no? Pochi amici significa essere sfigati. Però altrettanto vero che avere tanti amici e conoscerne il 10, il 15, il 20% è altrettanto pericoloso e assolutamente non condivisibile, perché poi i ragazzi soltanto ai genitori non danno l'amicizia, no? Cioè, apparentemente sì. Io l'hai sentita? Io ho chiesto a mio figlio l'amicizia, no? Passa un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, 10 giorni, niente. Allora gli telefono e dico: Luca, ti ho chiesto l'amicizia. E allora dice: ah papà, io l'amicizia non te la do. Dice: perché non me la dai? Dice: non te la do per due motivi. Dice: quali sono questi motivi? Dice: uno, perché io ho diritto alla mia privacy, no? Dice: e l'altro motivo qual è? Allora, prima tentenna un pochettino, no? E poi dice, e non voleva dire, oh, ma lo dici qual è l'altro motivo? Dice: che se ne guardia, no? Perché? Allora, logicamente, non vi nascondo che ci sono rimasto male, perché dicevo che caspita, un genitore che non deve avere l'amicizia del figlio significa che comunque nascondi qualcosa, no? Perché poi per loro noi dovremmo essere il punto di riferimento. Però questo delle volte non avviene perché magari siamo presi da tanti problemi e quindi immaginiamo che non far mancare nulla ai nostri figli sia sufficiente poi per farli vivere tranquilli, sereni, crescere in serenità. Invece no, perché poi ci sono delle fasce di età, soprattutto quella adolescenziale, che è estremamente delicata, e quando noi li perdiamo di vista ce ne accorgiamo poi troppo tardi, perché spesso e volentieri immaginiamo che quello che sentiamo, vediamo in televisione, che è successo, possa succedere solo ai figli degli altri, ma non anche ai nostri. E allora niente, ho detto, mi sembra giusto che io non debba avere l'amicizia di mio figlio. Che ho fatto? La cosa più semplice e naturale del mondo. Ho fatto un profilo falso. Sono andato su Facebook, ho fatto un giro, ho preso una fotografia di una bella ragazza, no? Ho fatto il profilo, gli mando un messaggio privato e gli scrivo: ciao Luca, sono Vanessa, ti ricordi, ci siamo conosciuti quest'estate al mare, al baretto a Bordighera? Allora dopo 30 secondi mi fa: ah Vanè, io non mi ricordo, ma siccome l'amicizia non se nega a nessuno, sa, ma solo ai genitori. E quindi per farvi capire poi quanto sia facile, perché uno dice, uno sono scaltri, però poi alla fine basta. Ma ci caschiamo noi adulti, per esempio,
sui profili, no? Noi mettiamo di tutto sui nostri profili, però poi magari se andiamo a fare una ricerca sui siti, no? Magari che ci serve, non so, una ricerca per un prodotto, per una vacanza o quant'altro, ti chiedono di registrarti per avere quell'informazione, rinuncia all'informazione pur di non dare i tuoi dati personali, però sui social network mettiamo nome, cognome, data di nascita, dove abitiamo, la fotografia che sia poi col profilo giusto perché uno deve apparire bene, e poi magari ci stanno alcuni che sono anche estremamente, estremamente fanatici, no? Che mettono guarda che bel arredo che ho dentro casa, no? Poi succede che magari vanno in ferie, no? Dice ah, finalmente da domani vado in ferie, e ci sono stati casi in cui quando sono tornati poi si sono ritrovati la casa svaligiata. Dice ma com'è possibile? Allora, tu hai messo la foto tua, l'indirizzo, diciamo l'arredo, e quindi hai creato proprio come dire la situazione ideale per farti svuotare casa. Io mi ricordo vent'anni fa, quando stavo alla squadra mobile, stavo alla squadra mobile dell'Aquila. L'Aquila è una città molto ricca di antiquariato, no? Che facevano i ladri? I ladri entravano dentro ai castelli, alle case antiche, con la Polaroid, facevano le fotografie dell'arredo, dei mobili, e poi vendevano sulla carta. Cioè andavano, dice, guarda, cioè, e quindi il furto, quando lo andavano a fare, già sapevano, in poche parole, già la merce già era venduta. Con l'avvento dei social network non serve più entra prima, perché tu già ce l'hai il book fotografico della cosa da piazzare. Ecco perché delle volte siamo ingenui, perché da un lato cerchiamo di essere furbi nelle scalpe, nell'utilizzare la rete, e dall'altro invece poi ci rendiamo conto che facciamo, commettiamo delle leggerezze che poi in alcuni casi ci costano care. Però è un conto magari che tu sbatti il grugno, che te svuotano casa, è un conto invece che tu metti a repentaglio l'incolumità di tuo figlio, perché poi bisogna riflettere anche su un altro aspetto, che il motivo per il quale noi puntiamo moltissimo alle scuole, perché la stragrande maggioranza delle segnalazioni di abuso, disagio dei minori ci arrivano dagli insegnanti. I genitori non si accorgono che i figli comunque vivono un disagio, un malessere che veramente può portarli anche a situazioni veramente pericolose e irreparabili. Se voi immaginate l'ultimo suicidio dell'adolescente di Cittadella, quella ragazza che si è suicidata a Padova, lì si è gridato tantissimo al discorso del cyberbullismo, che in poche parole è stata indotta. Che è il... diventa di oggi. Ci abbiamo problemi su Wind e Monica mette fuori su Twitter tutti su Wind. Quindi questo qui per far capire quanto per loro sia importante. Però io me la prendo pure con i genitori, perché è possibile mai che non ti viene in mente di andare a vedere quello che postano i tuoi figli, soprattutto le femminucce, che le femminucce sono una cosa veramente pazzesca, mettono le foto in atteggiamenti veramente succinti. E va da sé che le persone che comunque hanno determinate parafilie vanno a studiarsi quei profili per poi farne uno simile, e quindi cercare poi l'approccio. Tornando al discorso di mio figlio, allora io spesso e volentieri vado fuori, no? E una notte rientro, mi collego al mio profilo Facebook, però una notte in particolare era più tardi del solito, ho detto possibile che questo,
All'una ancora stavo online, il giorno dopo doveva andare a scuola, allora gli scrivo: ciao Luca, ancora online, no? All'una la notte. Lui mi risponde: me sto rilassato. No, no, oggi è stata una giornataccia, mi scrive con tutte abbreviazioni. Allora immagino, no? Avrà studiato tutto il giorno. Allora gli scrivo, facendo attenzione sempre al linguaggio, e dico: hai studiato tutto il giorno? Dice: no, sono stato a spasso tutto il giorno. No? Io ho continuato, ho detto: ma come te va a scuola? Allora lui mi risponde, dice: beh, insomma, domani quasi quasi faccio sega. No? E ho insistito in tutte le domande, perché poi è l'unico modo per capire come va, come la pensa e quant'altro. E va, dopo tutta una serie, mo non mi attacco a lungo, dopo tutta una serie di domande, alla fine mi fa: Avanì, mi sembri mio padre con tutte queste domande. Perché uno dice che gli rompe le scatole a non finire. Dicevo, poi ecco l'ultimo diciamo della messaggistica istantanea che i ragazzi frequentano è WhatsApp, ma oltre a WhatsApp è anche WeChat, ci sono altri diciamo app che ti consentono addirittura, e che viene utilizzata spesso dagli adescatori, è anche WeChat e altre cose, che in poche parole la messaggistica dopo 10 secondi, 15 secondi si autodistrugge. E il problema, sapete qual è? Che delle volte le stesse adolescenti, i minori, quando vengono adescati e l'adescatore ha la certezza assoluta di averla in pugno, perché loro che fanno? Mettono in lavorazione 30-40 minori per volta, quindi non hanno fretta di concludere, di incontrare il minore. E quando però hanno la certezza che il minore ce l'hanno in pugno, nel caso in cui gli dovessero rappresentare, dice: guarda, che io ti ho detto una bugia, non ho 16 anni, ho 30 anni, ho 35 anni, il minore accetta comunque di incontrarlo, perché ormai è talmente preso che non per nessun motivo intende rinunciare a questo aspetto. Noi abbiamo trattato alcuni casi proprio su minori adescati, per i quali loro per nessun motivo al mondo intendevano rinunciare a questa amicizia, a questa diciamo amicizia, e comunque anche in alcuni casi a questo amore con un adulto. E in alcune circostanze ci sono stati casi in cui il minore si è innamorato dello stesso insegnante. Per esempio, noi facciamo pure i corsi di formazione agli insegnanti, e la cosa più eticamente scorretta è dare l'amicizia ai propri discenti. Cioè, se tu sei l'insegnante di determinati ragazzi e ragazze, nel modo più assoluto non devi dargli l'amicizia. Non devi dargli l'amicizia, perché tante cose che poi si dicono, diciamo, sulla rete, nella vita reale non le diresti mai. Ma non solo, c'è il rischio che poi il minore o la minore si possa innamorare dell'insegnante. E noi abbiamo una normativa, c'è da dire che è la legge sulla pedopornografia italiana è una delle più avanzate rispetto agli altri paesi. E in più c'è il discorso del grooming, l'adescamento online, che il fatto stesso di scambiarsi diciamo dei messaggi amorosi, intimi, configura il reato di pedofilia. Quindi c'è anche questo rischio da parte degli insegnanti. Però allora qualcuno dice: magari noi lo facciamo per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei ragazzi, quindi per facilitarli nello studio.
fate allora ne fate uno istituzionale della scuola e non un profilo personale che non c'entra assolutamente nulla. Anche perché poi c'è il rischio che quando si sta a scuola magari tu rimproveri l'insegnante, cioè rimproveri il ragazzo o la ragazza, e si è creato talmente una confidenza che ti manda a quel paese e te lo tieni. No, c'è un regolamento scolastico, però che esula da questo aspetto, nel senso che, voglio dire, non è stato mai previsto fino adesso, perché si dà per scontato magari che certe cose non avvengano, è così come quando gli insegnanti non possono fare ripetizioni ai propri annulli, no? Pure lì ci troviamo le stesse cose, però quante persone lo fanno a prescindere, quindi non... Quali sono i rischi per i minori? I rischi sono, come potete ben vedere, sono molteplici. Si va dall'adescamento in chat. La chat in assoluto è il luogo nel quale avvengono gli adescamenti, attraverso la chat. Tenete presente che su 55 arrestati per pedofilia c'è una reiterazione del reato molto 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 elevato, nel senso che trattandosi comunque di soggetti malati, una volta che vengono beccati, vengono condannati, comunque ricommettono lo stesso tipo di reato. Quindi su 55 arrestati non so 55 persone diverse, 55 persone che comunque il 30% ricommettono, il 30% o il 40% ricommettono comunque lo stesso tipo di reato. La pedopornografia è il commercio di materiale pedopornografico, quindi immagini, produzione, commercializzazione, diffusione di materiale di sesso tra minori ed adulti. Ultimamente c'è un altro fenomeno di pedopornografia, di diffusione di materiale pedopornografico, per il quale stiamo denunciando un sacco di minori. Perché? Perché sui banchi di scuola spesso e volentieri nascono i primi amori. E quindi accade che per coronare questo amore spesso si fanno i selfie, no? Quindi vanno a immortalare quelli che sono i momenti più intimi. Però poi succede che sono ragazzi, no? Sono giovani, quindi litigano. Allora che succede? Succede, per vendicarsi fanno allora col Bluetooth, con WhatsApp. Alla fine voi immaginate quanto sia immediata, virale la diffusione di queste immagini. Quello è, trattandosi di momenti intimi, diffusione di materiale pedopornografico, per il quale rispondono anche gli stessi minori, in base alla responsabilità dell'età, quindi parzialmente o totalmente incapace di intendere e di volere. E voi immaginate un attimino che cosa possa significare tutto questo, lo sputtanamento dell'adolescente o della minore, e poi soprattutto i guai giudiziari ai quali vanno incontro. La pornografia è il business della rete, quindi sotto questo aspetto è diseducativo per i minori, perché poi i minori vanno sui siti pornografici per curiosità. Addirittura in una scuola elementare una madre dà il telefonino al figlio mentre lei parlava con la maestra. E poi però questo ragazzino era andato su un sito porno, si chiamava XNXX, era un sito tipo YouPorn, ma YouPorn è rispetto
rispetto a questo sito era rose e fiori, e in poche parole dice che dentro a una quinta elementare tutti quanti questi ragazzini che si erano passati la voce, e questo logicamente era incuriosito e andato a vedere, quindi perché è importante poi eventualmente fare in modo che non ci arrivino da soli, perché vedono l'aspetto peggiore del sesso. Infatti noi sotto questo aspetto consigliamo, a seconda della fascia di età, poi dei filtri di sicurezza per l'utilizzo dei PC, se stanno a casa, dei tablet o telefonini, a seconda diciamo dell'utilizzo che ne fanno i diversi internauti. Cyberbullismo è un fenomeno che da un lato diciamo è sempre esistito sotto l'aspetto diciamo bullismo tradizionale, dall'altro però c'è stata anche un'inflazione del termine, perché basta che c'è una situazione di prevaricazione, di violenza, tutti quanti gridano subito al fenomeno del cyberbullismo, che invece al contrario si configura solo attraverso una serie reiterate di prevaricazioni, violenze attraverso diciamo il mezzo informatico, e quindi reiterate nel tempo. Giochi online è un altro aspetto che noi abbiamo diciamo attenzionato, perché non so quanti di voi è successo magari che si aprono le pagine, quelle dei videopoker, e gioca, c'è 100 euro di bonus, e quindi ti invogliano a giocare, per poi non tanto i più piccoli ma quanto quelli più grandicelli che addirittura con le carte prepagate giocano, e quindi si giocano la paghetta attraverso diciamo questi tipi di siti. Perché poi c'è un fatto che i siti italiani, quelli legali, non ti consentono di accedere, nel senso che loro sono collegati all'anagrafe tributaria, quindi se tu cerchi di ingannarli loro automaticamente vanno col codice fiscale, e quindi se tu falsifichi la data di nascita automaticamente non ti fanno entrare. Cosa diversa invece dai siti stranieri, dove quello che interessa è soltanto l'aspetto dei soldi, quindi tu paghi, c'hai 15 anni, c'hai 16 anni o c'hai 30 anni, non gliene frega niente, perché loro guardano l'aspetto più importante, che è quello della moneta. Droga online, ci sono dei siti che consentono l'acquisto di sostanze stupefacenti, ci sono dei paesi dove la droga si vende liberamente, tipo l'Olanda, e quindi tu puoi acquistare attraverso internet delle sostanze stupefacenti e poi vedertele recapitare a casa in un plico anonimo senza problemi. E questo come ne siamo venuti a conoscenza noi? Ne siamo venuti a conoscenza perché all'aeroporto di Malpensa c'è stato un plico proveniente dall'Olanda che si era rotto e fuoriusciva tutta polvere. L'abbiamo analizzata e aveva un principio attivo veramente elevato. E addirittura la sostanza stupefacente contenuta all'interno di questo plico non era neanche catalogata nella tabella delle sostanze psicotrope o stupefacenti della legge 309/90 italiana. Quindi no, quello no, perché poi voglio dire, nel momento in cui tu verifichi il principio attivo che è stupefacente, anzi grazie proprio a tutta questa serie di sequestri è stato aggiornato sotto questo aspetto. Però per far capire quanto poi sia semplice, perché uno immagina che internet è limitato diciamo al nostro territorio, invece no,
Internet è transnazionale, non ha confini e quindi consente di fare tantissime cose. E dicevo, abbiamo fatto una cosa molto semplice, siamo andati a recuperare tutti quanti i plichi con lo stesso mittente, ci siamo sostituiti ai postini e abbiamo fatto la consegna controllata di questi pacchi. E devo dire che la scoperta non ha fatto piacere, perché il 70% dei plichi era destinato a minori. Voi immaginate un genitore che si vede ricapitare un plico, no, magari celato con all'interno un libro di cultura generale, con all'interno però celato la sostanza stupefacente, la prima cosa che ti viene in mente è: Madonna, mio figlio è impazzito, no? Dice, si è messo in testa di studiare. Questa almeno è l'apparenza, invece all'interno nascondevano queste sostanze. Le chat, come dicevo prima, in assoluto è il luogo virtuale dei ragazzi, poi anche il nostro, perché noi chattiamo su tutto, su Facebook, su WhatsApp, su qualsiasi. All'inizio c'era Messenger che faceva la messaggistica istantanea, adesso si sono evoluti e i ragazzi si stanno evolvendo ancora di più, perché siccome adesso hanno la certezza che li controlliamo, no? Come genitori, non come polizia, sia ben chiaro. Diciamo, io sono curioso, vedo quello che fanno i miei figli, ma non vado a... E stanno emigrando, per esempio cominciano a andare pure su Twitter, no? Perché mentre prima Twitter era più magari da pariolina, a Roma si dice da uno fighettino, no? Invece adesso anche loro stanno migrando, perché dice su Twitter si sentono meno controllati rispetto a Facebook oppure a qualche altro social network. Gli altri luoghi rischiosi sono anche i telefoni cellulari. Sì, assolutamente. Quanti di noi hanno comprato alla prima comunione il telefono cellulare? Però noi l'abbiamo fatto con una consapevolezza diversa. Abbiamo fatto con la consapevolezza di far venire meno la nostra ansia e di chiamarli in qualsiasi modo. Oh, dove stai? Che fai? Capito? Quindi per tranquillizzarci. Però non ci siamo resi conto di avergli dotati di uno strumento con un browser di nuova generazione che stanno sempre connessi. Quindi se prima il problema era la connessione a internet dentro casa, la postazione in un luogo di passaggio, perché in ogni momento allungavi l'occhio e dicevi ma vedi che sta a fare, no? Adesso tutto questo è venuto meno perché con i telefoni cellulari loro sono connessi H24, sono connessi pure quando stanno a scuola. Poi ci stanno pure alcune mamme, mi raccontano gli insegnanti, che durante l'orario di lezione telefonano ai figli, no? Cioè, no, succede anche questo, perché per farvi capire quanto siamo distratti. E dicevo, non ci siamo resi conto di questo e da un lato non ci rendiamo neanche conto che spesso e volentieri non tutti i figli chiedono le ricariche ai propri genitori, no? Purtroppo se voi immaginate la storiella delle baby prostitute dei Parioli, nasce attraverso le ricariche telefoniche, no? La loro avventura, poi una mamma si era arrabbiata tantissimo, poi però siccome gli dava 300 euro al giorno diceva però mi dispiace, no, queste cose non si fanno, però se vai faccio finta di niente, no? Allora, dicevo, non ci siamo resi conto di averli dotati di uno strumento estremamente pericoloso. Pericoloso per loro e per quello che poi fanno con il telefono cellulare, quando dicevo prima che immortalano anche i momenti più intimi, no?
in alcune circostanze, in altre circostanze riprendono atti di violenza tra coetanei e poi li mettono online, così come magari quando fanno le bravate che danneggiano la scuola, lo stesso, si fanno, li postano sulla rete e poi si fanno le risatine, così come quando l'insegnante spiega oppure scrive alla lavagna, da dietro gli fanno tutte le pernacchie possibili, immaginabili, e poi lo stesso li mettono online. E l'altro aspetto è che i ragazzi sui propri profili, sui social network, mettono anche il telefono cellulare. E quindi basta poco. Noi abbiamo condotto un'indagine sulle ricariche telefoniche perché una mamma di Trento aveva scoperto sul telefonino della figlia che aveva lasciato, si era dimenticata per un istante il telefono cellulare, perché loro ce l'hanno sempre in tasca il telefono, no? Sul tavolo della cucina è arrivato un MMS e poi la madre, per curiosità, va ad aprirlo e poi vede un uomo nudo con in evidenza il pene. Prende la figlia, adolescente, e dice: senti, tu, che roba è questa? E lei si chiude in un mutismo, prende la figlia, la porta in questura, la questura chiama la postale perché siamo competenti per questo qui. La ragazza, con una collega molto, molto a modo, la racconta tutto quanto quello che era successo, che però lei era stata contattata insieme ad altre amichette, in cambio nella ricarica telefonica lei scambiava delle foto in atteggiamenti intimi. Abbiamo messo sotto, abbiamo fatto il traffico telefonico del telefono cellulare dal quale arrivavano questi MMS. In poche parole siamo risaliti a circa 300-350 adolescenti che a vario titolo avevano avuto contatti con questi qui, 7 erano in tutto di persone poi che abbiamo arrestato. E sapete qual è la cosa che più ci ha lasciato perplessi, no? Ecco perché poi quando io dico di fondamentale importanza il dialogo tra genitori e figli. La cosa che più ci ha fatto riflettere che di oltre 300 adolescenti che sono state contattate, nessuna di queste ne ha parlato con un adulto di riferimento, con un genitore, un insegnante, cioè nessuna. Non solo questo, ma ci sono state delle adolescenti che dicevano: io valgo più di una ricarica telefonica, me devi mandare due delle ricariche telefoniche. Così come c'è stata pure chi ha detto: mo o me fai una ricarica telefonica a settimana o te denuncio. Quindi per far capire veramente sono micidiali. Però il tutto è ricollegato al fatto che i ragazzi sono abbandonati. Sono abbandonati sulla rete dai genitori perché immaginiamo, pure io perché mi ci metto come genitore, che magari possiamo benissimo sostituire la babysitter reale con quella virtuale, perché magari ci fa comodo, nonostante si conoscano quelli che sono tutti quanti i rischi legati diciamo a lasciare i nostri figli sulla rete internet, no? Però dice: vabbè, lo fai per necessità oppure fa finta di dire: per stavolta lo faccio, ma lo fai oggi, lo fai domani, in continuazione. Ci sono minori che proprio in virtù del fatto che stanno sempre sulla rete, no? Veramente hanno perso di vista quello che è il mondo all'aria aperta. Le amicizie del reale. A Roma da poco è stato aperto lo sportello al Gemelli sulla dipendenza,
da internet. E i casi sono tanti, così come ci sono tantissimi che utilizzano la rete anche per lo studio, contrariamente a mio figlio, no? Però ci sono casi in cui i ragazzi e ragazze, proprio in virtù del fatto che utilizzano la rete per ricerche e quant'altro, non riescono più a scrivere e pensare ai concetti, perché è talmente abituati che vai sulla rete, te prendi, fai copia e incolla, automaticamente nel momento in cui ti trovi a dover affrontare, a esporre, diciamo, un pensiero su un argomento, trovi difficoltà a riflettere, a pensare a quello che devi scrivere. Mo, in tutto questo voglio dire, io dico sempre che sono convinto che internet è un mondo straordinario e che non va demonizzato, però tutto c'ha un limite, nel senso che se noi è un mondo straordinario se ci sono regole certe. E vi posso assicurare che ci sono delle situazioni che sono talmente raccapriccianti che in alcune circostanze ti viene la tentazione di prendere, rientri a casa, prendi il computer e lo frulli. Perché è estremamente facile. Noi lavoriamo in continuazione sugli adescamenti, sugli abusi, ci stanno degli abusi di adulti, ma nei confronti di bambini di 6-7 anni. Che lascia veramente tantissima amarezza e rabbia. Però in tutto questo ci sono anche grosse responsabilità da parte di noi adulti. Perché spesso e volentieri noi facciamo finta di non saperle certe cose perché è un alibi, ci fa comodo, perché così almeno non affrontiamo il problema. Perché il problema della pedofilia è un problema che è sempre esistito. Esiste dalla notte dei tempi, quando gli antichi greci facevano violenza ai bambini perché poi sarebbero diventati dei guerrieri forti e coraggiosi. È vero che il 75% dei casi è intrafamiliare, però è altrettanto vero che la rete ha portato all'emersione di tantissimi altri casi di pedofilia che attraverso la quale sono tanti che logicamente non ne parlavano, si vergognavano, invece al contrario, quando dicevo prima, tante cose che non si dicono a vita reale vengono condivise. E i pedofili sulla rete internet è come quando la nave va a pescare, butti la rete, è pieno, è veramente pieno. E la comunità pedofila è una comunità estremamente pericolosa. Sapete perché? Perché loro negano anche l'evidenza. Io anni fa ho tracciato il primo profilo dei pedofili online, che poi sostanzialmente si differenzia da quelli tradizionali esclusivamente per l'utilizzo del mezzo che ne fanno. E così come mi è rimasto impresso un ragazzo 21 anni pedofilo, che però era legato più al fatto che non era riuscito ad avere un rapporto tra pari, quindi aveva rivolto i suoi interessi, le sue pulsioni sessuali nei confronti dei minori, perché anche nel caso in cui non fosse riuscito ad avere l'erezione o comunque ad avere un rapporto, il minore non ti giudica e quindi automaticamente. E poi dall'altro è perché il minore si sente responsabile poi nel caso in cui sia stato violato. E dicevo, il pedofilo è come il tossico. Il tossico come vive la giornata? Vive la giornata alla ricerca del buco, di farsi la pera. Il pedofilo vive la giornata e la notte alla ricerca sempre di immagini più forti per soddisfare le proprie pulsioni sessuali.
Se poi associ altre parafilie a quella della pedofilia, diventa lì, diciamo, tracci un profilo più o meno, diciamo, pericoloso per la società. Ecco perché dicevo è importante, fondamentale la sensibilizzazione e la prevenzione, anziché fare i falsi moralisti. Quando succede qualcosa, no, tutti quanti si riempiono la bocca di parole, ce l'hanno per tutti, quando invece poi passato il santo, passato la festa, nel senso che non gliene frega niente a nessuno. I file sharing sono un'altra serie, diciamo, che utilizzano spesso i ragazzi, ma lo facciamo anche noi, no? Noi spesso siamo anche un modello di riferimento sbagliato per i nostri ragazzi. In che senso? Siamo un modello di riferimento sbagliato perché, non so, io per esempio quando facevo il copyright andavamo per il diritto d'autore, no, che scaricavano a manetta, io parli bene di a me, papà mi dice, oh, scarica, no? Perché logicamente scaricando quelli i video craccati, logicamente non paghi niente, quindi stai bene a dirgli guarda che è sbagliato scaricare, però insieme a video, diciamo, che sono coperti dal copyright, altri video che sono free, si rischia però di scaricare anche video con all'interno immagini molto forti, sia di pedopornografia ma anche di pornografia in sé. In che senso? Ci sono alcuni soggetti, no? Se sanno così alcuni programmi, algoritmi che realizzano. Allora, se io sono un minore e voglio andarmi a vedere, che ne so, Biancaneve, i sette nani, se sbaglio una lettera, no, automaticamente mi porta a dei video che comunque sono, se mi va bene, sono pornografici. E nello stesso tempo c'è la possibilità che io magari mi scarico un video Biancaneve, i sette nani oppure Cappuccetto Rosso, che all'inizio i primi due o tre minuti sono video del cartone che voglio scaricare, ma poi all'interno ci sono vere e proprie immagini pornografiche, video pornografiche e pedopornografiche. Ecco perché delle volte, cioè, col tasto destro si riesce a vedere il file che stai scaricando, vai a vedere i commenti, come quando per esempio la domenica andiamo al cinema, non sappiamo quello che fanno, no? Allora voglio vedere, fammi leggere le critiche, no? Le recensioni, automaticamente allo stesso modo si fa, oppure quando per esempio vogliamo prenotare sulla rete un albergo per vedere quali sono le recensioni, allo stesso modo per questi video, perché tantissimi utenti poi scrivono se il video è compromesso, intendo dire se ci sono situazioni di pericolo rispetto a quello che volevamo scaricare. Un altro ambiente estremamente pericoloso riguarda i siti internet. Vi state addormentando? Poi ditemelo se volete fare una pausa. I siti internet ci sono tantissimi che sono estremamente utili, perché utilizziamo noi i motori di ricerca per andare a trovare di tutto, però allo stesso tempo ci sono anche siti estremamente pericolosi per noi adulti, ma pericolosi soprattutto per i minori, se pensiamo che possiamo trovare siti con istigazione all'anoressia, alla bulimia, per i quali non esiste nessuno strumento legislativo di contrasto. E voi immaginate un adolescente che si imbatte in questi siti perché magari ha problemi dell'uno o dell'altro. Così come, per esempio, c'è la possibilità di trovare siti con istigazione al suicidio, all'autolesionismo, al suicidio. Un mese fa, un mese e mezzo fa, dovevo
partecipare a una trasmissione televisiva e parlavano, l'argomento era l'autolesionismo. E allora hanno detto, sai, cioè, faccio un giro sui diversi siti e sono capitato in un sito che mi ha fatto accapponare la pelle, devo dire, che associava che poi, voglio dire, l'autolesionismo e il suicidio è la conseguenza dell'altro, quindi almeno. E c'era un sito nel quale ti diceva come te vuoi ammazzare, ci stavano i kit, vi giuro. E voi quando avete un po' di tempo, no? C'erano veramente. Qual è lo scritto? Ma guarda che di persone che vogliono comunque, sono cosa? No, il male degli altri, ma ci sono tantissime, ma se questi siti proliferano è perché c'è sta comunque tanta richiesta, perché se no non avrebbe senso. Allora, vi dicevo prima, all'inizio, l'adolescente di Cittadella, no? Quando tutti quanti dicevano, gridavano al fatto che il suicidio era legato al, diciamo, a comportamenti di cyberbullismo, non è assolutamente così, perché alcuni comportamenti contestualizzati alla persona e detti in un determinato modo non portavano, se io ti dico ammazzate, no? Automaticamente non è che dico oddio, ecco, istigazione al suicidio, no? Ecco, se lo contestualizzi in un determinato argomento, va da sé che non c'entra nulla con quell'aspetto. Ma se tu poi invece, come noi abbiamo fatto, vai a analizzare il computer della minore, lei viveva in un mondo, in una community di gente che condivideva il suicidio e l'autolesionismo. Ma l'altro aspetto, no, è stato che è possibile mai tu genitore non ti rendi conto, ma già guardate, non è che poi devi andare necessariamente ai casi estremi, ma quando ti ritorna tuo figlio con piercing, che ne so, in bocca, un piercing, allora, se noi andiamo ad analizzare anche quel fenomeno del piercing, no? È comunque una forma di disagio ed è fondamentale parlare con tuo figlio. Perché tantissime situazioni sono un grido di aiuto da parte dei ragazzi nei confronti degli adulti di riferimento, che non può passare inosservato. Che senso ha? Io, per esempio, mi capita di vedere tantissimi ragazzi, caspita, che i piercing, cioè, soprattutto poi quando c'è il piercing, vabbè, ormai non sei, tu hai passato l'adolescenza, quindi siamo tranquilli. No, però delle volte è un modo di ribellarsi a una situazione che comunque ti sta stretta. E allora taluni atteggiamenti dovrebbero farti riflettere e quindi instaurare un dialogo, no? con il minore, capire effettivamente qual è la cosa che ti ha indotto. Vabbè, tu ce l'hai all'orecchio, io ho detto la bocca, ce l'hai pure in bocca. E dicevo, per esempio, noi quando andiamo a scuola e ci sono per esempio dei cosiddetti bulli, agli insegnanti diciamo, guardate che se c'è un minore che ha questi comportamenti di prevaricazione, di violenza, non è escluso che lui li viva all'interno della famiglia, queste violenze, e non si fa come facevo quando andavo a scuola io. Cervellini, quando io entro tu esci. La cosa peggiore, vi giuro, quando andavo a scuola io, questo per me adesso
è una rivincita, perché io vado a fare lezione, no? Dicevo, non si fa, cioè va capito il motivo per il quale il minore ha questi comportamenti, questi atteggiamenti. E delle volte, se loro riescono poi ad affrontare il problema facendolo risolvere tra pari, no? Delle volte noi gli diciamo, senti, fai in modo che il bullo diventi la vittima, no? E gli altri lo insultano, e gli fate capire, gli fate sentire che cosa si prova a subire determinati comportamenti violenti, perché poi la violenza non è solo una violenza fisica, ma anche violenza verbale. E spesso e volentieri si riesce a risolvere il problema, lo risolvono tra di loro, e soprattutto colui che era il bullo diventa un punto di riferimento. Noi all'interno delle scuole cerchiamo anche di creare un leader, cioè un ragazzo che sia un modello positivo di riferimento per tutti quanti gli altri. Ed è estremamente utile, perché poi tra di loro parlano. Con noi non parlano, perché spesso e volentieri siamo capaci solo a criticare, a bacchettarli, e invece no, al contrario, vanno compresi, e vanno comprese quelle che sono le loro necessità, perché spesso e volentieri siamo noi che diciamo a loro che devono fare quello che diciamo noi, e quindi si devono adeguare loro alle nostre esigenze, e non noi invece al contrario capire quelle che sono anche le loro di esigenze. Dicevo, tornando al discorso di questi siti, che se noi andiamo a leggere i commenti che lasciano, la stragrande maggioranza dei commenti sono favorevoli a queste pratiche. Questo per far capire che logicamente i ragazzi poi ci stanno, torno al discorso adolescenziale, loro si sentono i padroni del mondo, già si cominciano, non hanno bisogno di niente, sono in grado di gestirsi come vogliono, che invece al contrario non è così. Vabbè, la droga online, oltre all'acquisto di droga online, c'è anche il discorso della coltivazione. Perché non ci sono, non c'è una normativa che lo prevede, perché spesso e volentieri questi siti sono anche allocati in paesi dove non c'è una mutua assistenza legale, quindi non c'è cooperazione. Pertanto, per dirvi, torniamo al discorso per rimanere in tema di ASC, no? ASC consente l'anonimizzazione della navigazione, e quindi autorizza chiunque a insultare, a postare immagini con la speranza di rimanere impunito. Perché? Perché ASC è allocato in Lettonia, con il quale paese non ci sono rapporti collaterali. E sulla rete internet è di fondamentale importanza la cooperazione internazionale e la mutua assistenza, perché soltanto in questo modo si riesce in tempi rapidi a intervenire, e soprattutto poi a bloccare determinati profili. Allora, sì.
Sì, c'è stato un fenomeno, parliamo di 5-6 mesi fa, mi ricordo, sì, diciamo, sì, st'inverno. Il problema l'ho seguito in prima persona perché mia figlia mi ha chiamato disperata, dice papà mi è arrivato questo messaggio, dice sta attenta, devo stare attenta perché l'occhio devo chiudere l'occhio col dito perché sennò esce il pedofilo perché già si sono portati via quattro bambini, no? Allora, vi spiego. Questa qui era un'app che è stata sostanzialmente modificata, no? E quindi all'interno di quest'occhio c'era una camera dove c'erano si intravedevano delle immagini pedopornografiche. Però il problema qual è? Il problema sta nel fatto che se tu scarichi l'app da Apple Store, loro verificano l'app e quindi ti danno la garanzia che l'app come dire, è certificata e non si corre nessun rischio. Se tu l'app di Talking Angela, tutta la serie, la scarichi da un altro sito, è normale che rischi di scaricarti un'app con all'interno anche dei virus. E quindi Apple Store, noi l'app era sana, il pericolo era assolutamente non vero, però sta di fatto che, soprattutto quando parliamo di minori, si scarica in quei siti certi. Voglio dire, se l'app è di Apple, ci sono due che scarichi per poter scaricare l'app, come si chiama, Talking Angela, era Apple Store e Google Player. Però mentre Apple Store controlla l'app e i contenuti e quindi ti dà la garanzia assoluta che l'app sia certificata e sicura, Google Play non lo fa questo, nel senso che va a controllare l'app soltanto dopo che sono arrivate le segnalazioni, come il discorso che spesso facciamo, no? Allora, se c'è un sito che mi dà gratuitamente un antivirus, un prodotto, che so che costa 100 euro o pure 2,90 euro, mi dovrebbe sorgere il problema che forse c'è qualcosa che non va. Perché se è a pagamento e tu me lo dai gratis, significa che potrei scaricare oltre all'app anche un virus, un malware e quindi portarmi via delle credenziali. L'Italia è uno dei primi paesi in Europa col più alto numero di computer compromessi. Compromessi significa che un qualsiasi, diciamo, virus, malware all'interno che potrebbe da un momento a un altro automaticamente, come dire, essere utilizzato per truffare noi oppure per truffare qualcun altro. E spesso noi ce ne accorgiamo. Non noi come polizia, noi come utenti. Ce ne accorgiamo perché mattina alle 6 viene la polizia e dice il tuo computer ha fatto un attacco, le cosiddette botnet, no? Che sarebbero dei computer dormienti, che compromessi e che quando decido di fare un attacco informatico oppure devo fare una truffa, utilizzo, automaticamente mi collego al tuo computer e gli faccio fare quello che dico io al tuo computer. E quindi automaticamente però risulta quando vado a vedere l'IP, sarebbe l'identificativo, poi logicamente non è che rischi, dice vieni denunciato a te, però intanto ti faccio una perquisizione, DVD che comunque non c'entra in niente, è comunque una rottura di scatole. Così come se utilizzi il tuo supporto informatico anche per fare le operazioni bancarie. Allora spesso
noi siamo portati a vedere la, diciamo, la sicurezza dei nostri computer, comunque ma non solo computer, ma in generale quello che riguarda la nostra sicurezza più come un costo che come un investimento. E spesso accade che chi meno spende prima più spende dopo, perché una volta che ti hanno fatto il danno, logicamente comunque devi correre ai ripari e fare tutta una serie di impostazioni che ti consentono comunque, ti garantiscono non la sicurezza assoluta. Io per esempio sono uno che in servita, io gli acquisti online li faccio soltanto con la carta prepagata, no? Per esempio le operazioni per esempio di home banking le faccio solo in ufficio, perché in ufficio ci stanno tutta una serie di filtri che almeno si dà per scontato che abbiano garantiscano, diciamo, una sicurezza maggiore rispetto a quella che possiamo avere noi a casa, perché ci sono dei ritrovati per le truffe che ti lasciano veramente a bocca aperta, perché si inventano di tutto. Poi i rumeni in assoluto sono quelli più bravi al mondo. Pensate che... Cosa? Sì. Sì, guarda, sì, io lo utilizzo, però le banche danno tutta una serie di strumenti per operare online, però a fine anno nessuna dice quanti milioni di euro sono stati truffati, perché logicamente non fa piacere, soprattutto se si dovesse venire a sapere una cosa del genere, io come utente. E se ho una banca che ha avuto 100 milioni di euro di truffe, perché poi di questo parliamo, logicamente prima di portare i miei soldi o aprire un conto in questa banca ci penso 10 volte. Però è di fondamentale importanza, ecco, che quando siamo sulla rete che veramente ci sia la massima consapevolezza, e soprattutto uno sta con la testa sulle spalle e focalizza quello che sta facendo, perché sennò veramente si rischia di rincorrere, perché con le truffe online la tempestività è di fondamentale importanza. Se passa già un giorno prima che riprendi i soldi, poi dipende anche dalle responsabilità, perché se c'è superficialità da parte del cliente, neanche te li danno i soldi. Quindi è meglio essere in corsi che rincorrere, no? Nel senso che, come si dice, salvati, come aiuta, che Dio t'aiuta. Comunque ci sono veramente delle situazioni che ti fanno riflettere, così come ad esempio, proprio tornando al discorso delle social network, i social network è il luogo nel quale carpiscono più credenziali in assoluto. Cioè c'è sta gente che se gli è arrivata la lettera de sollecito pagamento per un mutuo che è stato acceso a nome suo senza che ne sapesse nulla. Perché quando dicevo mettiamo tutto, no? E automaticamente chi delinque sa dove andare ad attingere. Affrontiamo il problema dello stalking. Volete fare un breve intervallo? Sì, allunghiamo. Volevo... Tiriamo lungo, sì, 5 minuti. Allora, tocchiamo l'argomento, diciamo, della mia presenza
qui a Lecce, che riguarda il cyber stalking. Sostanzialmente è un fenomeno che si differenzia, diciamo, dallo stalking tradizionale, perché viene utilizzato il mezzo informatico. Quindi tutto quello che sono le molestie, gli insulti, le prevaricazioni, le violenze che avvengono, diciamo, attraverso la rete internet, diciamo, e che quindi influenza anche quello che è la vita di tutti i giorni della vittima, si configura il cyber stalking. Poi nel 2013 c'è stata una modifica al codice penale per quanto riguarda questo fenomeno, questo tipo di reato, principalmente perché legato a tantissimi casi di morte per stalking. E oggi è possibile, attraverso proprio, diciamo, questa normativa, allontanare diciamo, lo stalker dalla vita della persona che è stata fatta oggetto, diciamo, di tutta questa serie di molestie, comunque di violenze. Andiamo a vedere innanzitutto diciamo, quando una molestia diventa stalking. E innanzitutto va detto, appunto, che il soggetto attivo, la persona che si rende responsabile di questo tipo di reato, è una persona che potrebbe aver avuto, soprattutto, e la stragrande maggioranza dei casi, ha avuto un legame affettivo con la vittima, così come ci sono tantissimi matti, no? Che immaginano di avere un legame con, e poi li vediamo in seguito quali sono diverse teorie, con la vittima, e che quindi automaticamente le martellano in modo insistente, intrusivo, tale da far preoccupare la vittima, addirittura cambiare anche stili di vita. Quindi l'aspetto importante sta proprio in questo. E in alcuni casi, nel momento in cui noi parliamo, diciamo, viene commesso da minori, in alcune circostanze i minori non sanno neanche che i propri comportamenti configurano delle vere e proprie ipotesi di reato. Poi magari facciamo anche un'associazione con i fenomeni di cyberbullismo, perché mentre per lo stalking c'è un reato specifico che punisce chi commette questo tipo di reato, per quanto riguarda il cyberbullismo, ad esempio, non esiste una previsione normativa specifica per questo, diciamo, per il cyberbullismo, ma si configurano tutta una serie di articoli del codice penale che, a seconda del tipo di azione, si configura, per dire, esatto, ingiuria, molestie, minacce, violazione della privacy, diffusione di materiale pedopornografico, la diffamazione, quindi tutta la violenza privata. Qui invece, per quanto riguarda il cyber stalking, è previsto proprio come ipotesi di reato. Quindi non ve lo leggo, sostanzialmente riguarda, ecco, quello che ci stavamo dicendo. Talmente forte questa pressione psicologica nei confronti della vittima, che crea veramente paure, ansie alla vittima. Qual è l'influenza in tutto questo, diciamo, in questa tipologia, in questa fattispecie di reato, che la fa da padrona
per quanto riguarda, diciamo, lo stalking, quindi la tecnologia. La tecnologia, come potete ben vedere, il primo aspetto, l'anonimato dello stalker, questo, diciamo, però non è vero, perché lo stalker immagina di poter nascondersi dietro alla rete internet per diffondere quello che è tutta la sua violenza nei confronti della vittima, con la speranza, con la consapevolezza almeno di farla franca, e invece tutto questo non è assolutamente vero. L'altro aspetto è l'alterazione della percezione della gravità dell'azione, quindi il fatto stesso che la semplicità diciamo, della rete, che facilita determinati comportamenti, non, diciamo, riducono la percezione individuale della gravità di quello che si sta commettendo. La stessa cosa noi la rivediamo anche per quanto riguarda il cyberbullismo, cioè mentre il bullismo tradizionale, no? il bullo ha la consapevolezza di quello che sta commettendo, quindi arriva a un punto, appunto, in cui smette perché si rende conto che gli sta facendo veramente male. Questo sulla rete non avviene perché non hai davanti a te la vittima, e quindi c'è un'alterazione proprio della gravità del fatto di tutte le azioni che stai commettendo. Sì, esatto. Non, quando io dicevo prima che spesso e volentieri, no, tu più attacchi, perché poi ci sono delle regole fondamentali. Quando uno è vittima di questi comportamenti, la cosa più importante, ci sono alcune piccole regole d'oro che vanno seguite, che sono quelle che nel modo più assoluto non devono rispondere, non devono assolutamente dare il spago a queste persone, perché nel momento in cui tu comunque affronti, rifai faccia o comunque instauri un botta e risposta, ti massacrano. Quindi la cosa assoluta che va fatta è quella di ignorare completamente tutto questi comportamenti. Dicevo, l'assenza dei limiti spazio-temporali, perché in poche parole tu ogni volta che ti colleghi alla rete, in qualsiasi momento bombardi la vittima, e quindi voi immaginate, no? Che vai in chat e ti perseguita, vai leggi la posta elettronica e ti trovi tutte mail che ti creano veramente malessere, oppure vai in un blog, oppure vai in una chat, e quindi automaticamente ti isola completamente dal mondo circostante. E poi l'affievolimento del sentimento di compassione, perché, come si diceva prima, logicamente, mentre nel faccia a faccia tu la vittima ce l'hai davanti, sulla rete tutto questo non avviene, perché tu non ti rendi conto della gravità delle azioni che stai commettendo, e soprattutto non hai un riscontro diretto di quello che stai facendo. Perché, ecco, vedete, lo stalker non riesce a capire quanto dolore, frustrazione e umiliazione possono generare alla vittima quando la persecuzione ha come scenario quello del mondo virtuale. Infatti nella normativa che è stata approvata sul femminicidio è stato inserito proprio l'aspetto della, diciamo, come aggravante, l'aspetto della rete informatica, perché logicamente è uno degli aspetti più pericolosi, in relazione anche a quello che si diceva, no? Che c'è un'alterazione, un affievolimento, perché quanto più sei violento, quanto più poi ingeneri nella vittima anche, diciamo, la possibilità che possa arrivare a gesti inconsulti a causa proprio di taluni comportamenti. I luoghi virtuali
diciamo, del cyber stalking, l'abbiamo detto adesso, social network, chat, forum, newsgroup, bagagli virtuali, smartphone, voi immaginate anche, diciamo, attraverso il telefono cellulare, no? Che ti arrivano messaggi a go-go. Ci sono alcuni stalker che ti mandano veramente 300, 400, 500 messaggi al giorno. E non solo quello, ma poi per anche se noi, perché stiamo parlando del cyber stalking, ma voi immaginate un attimino quando per esempio la vittima viene seguita dallo stalker, oppure ti aspetta sotto casa, veramente fa paura tutto questo. Le azioni tipiche del cyber stalking sono anche questo qui, che si configura anche nel cyberbullismo, però sono completamente diverse sotto l'aspetto, diciamo, della previsione, diciamo, della individuazione del reato, la diffusione di informazioni riservate, minacce, insulti attraverso i social network, squilli ripetuti, chiamate mute oppure durante le ore notturne. Non so se è successo a qualcuno di voi, magari veramente nelle ore più impensate che arrivano le telefonate, che poi uno dice tengo il telefono acceso perché magari il telefono lo utilizzi anche perché sai che ci sono i tuoi figli in giro, oppure ci sono persone per le quali non puoi tenerlo spento. Un altro aspetto è quello dell'accesso abusivo, ed è molto ricorrente questo qui alle caselle di posta elettronica. Quindi spesso e volentieri lo stalker si introduce all'interno della nostra email, oppure addirittura in alcune circostanze anche all'interno dei nostri profili, oppure in altre circostanze proprio perché tu magari lo blocchi con un profilo falso. E devo dire che sono persone estremamente pericolose, pericolose perché sono comunque poi accecate, almeno per quanto riguarda le persone con le quali abbiamo avuto un rapporto, una relazione sentimentale, un rapporto sentimentale, quindi sono delle persone che veramente, come dire, vivono delle allucinazioni, vivono delle situazioni per le quali c'è un, come dire, un impoverimento proprio l'impoverimento dell'aspetto, diciamo, come dire, cioè io ti faccio del male e più te ne faccio e più godo nel fartene, quindi proprio sadico. Sì. Se io ho trattato un caso in particolare di cyberbullismo, che poi sostanzialmente era pugliese, cyberstalking, lo stalker era pugliese, era nei confronti di un amministratore locale romano, una donna, e devo dire che l'ha massacrata attraverso proprio le email, attraverso il anche, diciamo, la divulgazione di notizie riservate a questa persona. Ma non perché, diciamo, i due si conoscessero, perché poi è come Pulcinella, no? Quando se voleva sposare la regina, diceva la principessa, diceva lo sa la principessa, la regina, che dice no, ma l'importante è basta che lo sa uno, no? E quindi è arrivata a un punto in cui veramente la vittima ha cominciato a preoccuparsi, perché poi scrivono delle cose che tu dici vabbè, non ci credi, o comunque dice questo è
è fuori di testa, ma proprio perché è fuori di testa è che ti devi preoccupare. La stragrande maggioranza, al di là dell'aspetto diciamo, dell'informatico, la stragrande maggioranza delle vittime sono state comunque uccise o sono rimaste vittime di violenza in strada. Questo è il fenomeno relativo ai numeri di cyberstalking soltanto nel nostro paese e denunce che abbiamo ricevuto noi come Polizia Postale. Quindi considerate che riguarda esclusivamente la Polizia Postale, quindi non ci sono le denunce che vengono presentate ai carabinieri e alle questure. Innanzitutto bisogna identificare l'autore. Una volta identificato, noi diciamo attraverso la rete chiediamo con i indirizzi IP, collegamenti, riscontri, perché poi delle spesso e volentieri magari accade che tanti si collegano alla rete, alle wifi libere, quindi è un po' più complicato, oppure attraverso anche applicativi di anonimizzazione, quindi rimane più difficile, oppure come se ci sono alcuni, perché poi sostanzialmente spesso e volentieri il cyberstalker è uno estremamente bravo in informatica e quindi automaticamente riesce anche a far perdere le proprie tracce. C'è da dire che noi comunque ci arriviamo, ci vuole un po' più di tempo, però ci arriviamo alla... Certo, se apro... Il discorso è questo, che è possibile risalire all'autore incrociando diversi dati. Principalmente è riuscire a trovare l'errore quando uno lo fa. Ma tieni presente, è vero sì che lo stalker è uno, potrebbe anche essere bravo in informatica, ma delle volte è talmente preso dall'odio, no? da questo senso di rivalsa nei confronti della vittima che commette l'errore, perché non è soltanto, voglio dire, quando tu mi mandi 400 email, messaggi, comunque incrociando diverse procedure, diciamo, perché una volta li fai col telefono, li fai con attraverso la rete, attraverso altri meccanismi, però tieni presente che l'80% dei casi è l'ex compagno, coniuge o persona che comunque la vittima già conosce, perché poi in tante volte lo stalker non si nasconde, nel senso che dice tu mi hai fatto del male, io ti trito, no? Cosa diversa invece dello stalker che pensa, in poche parole, no, che pensa che si è innamorato di te, dice, e quindi automaticamente non accetta nessuna, diciamo, la possibilità che tu non l'assecondi in tutto questo. E dicevo, attraverso tutta una serie di incroci automaticamente ci riusciamo ad arrivare. E proprio in virtù della legge nuova che è stata fatta, nel momento in cui noi identifichiamo
lo stalker, e rimettiamo gli atti alla procura. La prima cosa che fa la procura, gli fa la custodia cautelare, adesso come adesso. Soprattutto poi se ci sono stati dei casi o comunque emerge dalle minacce nei confronti della vittima, di minacce gravi di una certa rilevanza, e quindi devo dire sotto questo aspetto, proprio a seguito di tutti i casi di femminicidio, c'è una maggiore sensibilizzazione e sensibilità da parte degli stessi magistrati, che poi sostanzialmente uno dice: la polizia che ha fatto? No, io più di rimettere gli atti alla procura non posso fare, nel senso che non ho la potestà. Certo, se mi capita di intervenire in flagranza, allora procedo in di iniziativa. Quindi 959 sono state le persone denunciate per diffamazione, ingiurie, minacce, diffusione email, 6.878 le denunce fatte in ufficio di polizia postale, che sono un'infinità. 104 sono le persone che abbiamo identificato, diciamo che non è tanto raffigurante rispetto ai numeri, però significa comunque che non è poi così semplice, no? Nel senso che l'identificazione, perché proprio attraverso i diversi sistemi si riesce a rimanere impuniti, perché logicamente non è così semplice identificare poi gli autori, perché ad esempio io posso, tanti, per esempio ci sono tanti che hanno delle reti non protette, no? Quindi se io devo commettere un reato, logicamente vado a trovare una rete non protetta, mi collego anche attraverso un profilo falso che non ci vuole tanto per, e quindi automaticamente inizio a bombardare. Queste qui sono le regole d'oro anti-stalking, e sono di estrema importanza. Di estrema importanza per quale motivo? Perché nel caso in cui noi dovessimo, come ripeto, iniziare a rispondere agli insulti, alle minacce, a tutta la serie di comportamenti da parte dello stalker, non facciamo altro che aumentare e soprattutto rischiare veramente che lo stalker possa farci poi del male, perché l'odio in questo modo viene accentuato. Allora, nel caso in cui noi dovessimo essere vittime di comportamenti di questo genere, di fondamentale importanza ignorare completamente tutto quello che ci arriva attraverso la rete. E se è necessario anche arrivare a cambiare il profilo, a cambiare il telefono cellulare. Voi direte: ma vi pare una cosa normale che uno debba... Questo è vero, non è giusto, però è necessario proprio per l'incolumità fino a quando comunque non si riesce a arrivare all'autore e bloccarlo, anche se poi devo dire ci credo poco che una volta identificato, una volta che anche dovesse essere condannato, ti lasci perdere, però quantomeno uno che ha speranza è quella. Quello che vi dicevo, no? Se concedi la possibilità a conoscere e accedere alla tua casella di posta, al tuo profilo, segnala... No, questo qui va bene. Il discorso che anche quando noi diamo le amicizie, no? Posso capire, ragazzi, dice che se c'è pochi amici sui social network, uno dice: sei uno sfigato. Però per quanto riguarda noi adulti, logicamente bisogna... Può darsi pure magari che inizialmente diamo l'amicizia a qualcuno pensando che
che sia una brava persona, invece poi ci rendiamo conto che è un matto. Non so se vi ricordate, un paio d'anni fa ci sono state due persone, perché quando dicevo prima che è diventato anche utilissimo la rete per le persone magari che sono sole, che si conoscono online, quindi anche per la compagnia. Però bisogna fare attenzione, perché uno pensa che siano persone tranquille e poi invece si rivelano essere veramente dei veri e propri carnefici. E un paio d'anni fa è successo proprio una donna pugliese che aveva conosciuto attraverso la rete un matto emiliano, non mi ricordo se in Veneto o in Emilia Romagna, dopo un paio di mesi che comunque chattavano in rete, si sono incontrati a metà strada. Poi lei si è resa conto che questo era veramente un matto, ha cominciato a perseguitarla fino a quando poi giustamente lei l'ha respinto e l'ha ammazzata. Quindi sempre deve essere di fondamentale importanza la massima attenzione alle persone che si conoscono in rete o comunque anche nella vita reale, però basta poco per capire se è una persona normale o se invece al contrario ha qualche rotella fuori posto. Queste, poi tanto ve le lascio, sono tutte tutta una serie di diciamo regole da seguire e consigli utili da avere sempre in mente nel caso in cui dovesse rendersi necessario. In più, noi come Polizia Postale e delle Comunicazioni abbiamo aperto un portale che è il commissariato di PS Online, è un vero e proprio commissariato di polizia, soltanto che è virtuale, quindi attraverso la rete facilmente raggiungibile, dove ci sono tutta una serie di link dove poter accedere e quindi anche chiedere consigli oltre a fare delle denunce. Quello che è importante, che noi diciamo sempre, è di non sottovalutare mai quelli che possono essere dei segnali, anche magari dice vabbè mo la smette, ma di bloccare immediatamente sul nascere taluni comportamenti ed eventualmente chiedere consigli attraverso il commissariato online. Il commissariato online funziona H24, ci sono operatori che rispondono in tempo reale, ma almeno quasi in tempo reale, dipende dalla richiesta che viene formulata. E poi attraverso la richiesta che viene formulata noi indirizziamo anche l'utente al compartimento Polizia Postale o all'ufficio provinciale dove risiede la vittima. Quindi anche per dare consigli e un supporto psicologico e soprattutto per intervenire in modo che non sia troppo tardi. Ci sono diverse tipologie di stalker. Secondo, io ho preso quelle di Mullen, cioè il risentito, magari che è legato a un soggetto che è sospinto da un modo di vendicarsi di un comportamento che gli è stato, che lui ritiene di essere stato negato. E fai bene.
No, è vero, perché per esempio le offerte di lavoro sono legate principalmente anche al cosiddetto phishing, no? Al reclutare persone che vogliono, che servono a determinati soggetti che fanno le truffe online, che ti dicono lavori da casa, no? attraverso la rete, tu fai il ricicli i soldi che loro tolgono attraverso il phishing, li ritrasmetti e ti danno una percentuale. Però poi alla fine rischi che te ne accorgi che tu pensavi di fare un lavoro normale. Persona di bella presenza. Persona di bella presenza. Sì. E fai bene ad essere diffidente, perché poi il discorso qual è? Che l'azienda che cerca online, diciamo, determinate figure professionali, le cerca attraverso comunque dei siti che devono dare una certa garanzia. E logicamente, bene o male, nello scenario della rete si sanno quali sono i siti che danno determinate garanzie sull'attendibilità, poi credibilità del lavoro. Se però tu vai al primo che ti capita, o comunque ci sono dei siti che nascono esclusivamente per ingannarti, ci sono alcuni siti per esempio che ti dicono: la prima cosa che fai, cerchi lavoro, però te devi iscrivere, devi pagare, oppure devi investire una cifra e io ti garantisco poi che... Allora, guarda, tornando al profilo, no, vi faccio vedere, proprio vi faccio vedere un video, quello iniziale che tu hai visto, no? Diciamo, quelle sono truffe, cosiddette truffe nigeriane, che in poche parole c'è sta pure il generale americano che in poche parole dice che lì, sì, quello va a toccare la suscettibilità della persona per fare in modo che comunque poi, ecco, uno possa fare, che ne so, una donazione, oppure c'ha bisogno, ricevi la donazione, sì, esatto, tu ricevi la donazione, però devi ricevere la donazione, però siccome ho bisogno della liquidità per fare in modo che poi la donazione ti arrivi, devo pagare le spese del notaio e quant'altro, automaticamente mi devi dare 3.000 euro, 4.000 euro per pagare il notaio, quindi per il disbrigo delle pratiche. E la stessa cosa è successo, tanto però voglio dire, è vero, sì, che siamo è un momento particolare, che siamo comunque, ci crediamo a tutto, così come ad esempio delle volte quando ti arriva sul computer che si apre la pagina e dice: complimenti, hai vinto alla lotteria. Cioè, voglio dire, se non ci hai giocato alla lotteria dovrebbe venire quantomeno in mente il pensiero di: guarda, forse mi stanno a fregare. Sì, però voglio dire, ho capito che tu dovevi dare la donazione, no? Ma tu quanto dovevi cacciare?
tu devi soltanto ricevere quei soldi sul tuo conto. No, questo tu devi mandare la copia del tuo documento più il l'IBAN della banca. Sì. Vabbè, comunque. Certo. No, guardate, il discorso è questo, che il discorso dei dati personali sono un patrimonio che lo dobbiamo tenere veramente in cassaforte, nel senso che non va divulgato, perché attraverso i nostri dati personali veramente ci possono fare di tutto. E logicamente loro dicono: tu mi dai il tuo IBAN, mi mandi la fotocopia del tuo documento, io poi attraverso il tuo documento, il tuo IBAN, a te non arriva niente, ma comunque attraverso diciamo, i tuoi dati commetto delle truffe e poi automaticamente... Sì, ma lo sai che c'è un programma che... ti consente addirittura di tu firmi un documento, no? Rimane solo la firma originale, tutto il resto lo posso modificare, alterare, trasformare in modo a seconda delle circostanze. Quindi, però quello che dico io è che non esistono i benefattori da nessuna parte. Perché il cosiddetto social engineering delle truffe online non è altro che quello che avveniva 30 anni fa, 40 anni fa, che è stato trasportato sulla rete e che quindi funziona allo stesso identico modo. Cosa? Certo, assolutamente. Però c'è da dire che in tutto questo c'è tantissima superficialità da parte nostra. Vi racconto, c'è stato un... A Milano un signore che poi non aveva fatto un acquisto online che non era manco di tanto inferiore il prezzo a quello diciamo del costo del bene, e il pacco non gli è arrivato. È andato alla polizia postale, ha fatto la denuncia. Quando poi si è visto consolato dal collega che ha detto: guardi, purtroppo avviene di sovente, perché non è l'unico, ci cascano in tanti, perché poi ci sono alcune truffe che sono state estremamente, migliorate e difficilmente riesce ad accorgersene, a meno che non fai tutta una serie di ricerche del tipo, magari vai, ci sono alcuni che fanno le truffe con nome e cognome, tanto che hanno talmente tante de denunce che una di più, una di meno non cambia niente. Però se tu ad esempio vi racconto una di un amico mio, un mio amico, no? Poi quando uno dice è successo a un amico mio, per non dire che è successo a te, no? Però doveva comprare la minicar alla figlia, una Catanet, che io invece l'ho comprata a mio figlio, non io, gliel'ho comprata la madre. Costa 13.000 euro nuova, no? Lui invece l'ha trovata a 3.000 euro con la fotografia, perché poi non è che ci vuole tanto a trovare sulla rete. Ha messo questo avviso, in poche parole, questo che ha fatto 3.000 euro, no? Però l'ha venduta la macchina a tutti coloro che comunque si sono dimostrati disponibili all'acquisto. Quindi al di là a parte il fatto che non è andata a nessuno, però lui che cosa chiedeva? Dice: no, allora mi devi mandare un acconto in anticipo. Quindi gli ha mandato l'acconto, in più gli ha dovuto pagare 800 euro del trasporto, perché dice che questo stava a Torino, quindi gli abbia bonificato 1.500 euro d'acconto per bloccare la macchina, 800 euro del trasporto. Ma l'ha fatto con lui, ma l'ha fatta anche con tante altre persone,
E la cosa strana, allora, il bonifico, lui, diciamo, lo facevano fare, la stragrande maggioranza, lo fanno fare il venerdì, diciamo, te lo chiedono il giovedì per il venerdì, perché loro hanno possibilità di togliere subito i soldi dal conto e tu non hai la possibilità di bloccarlo perché la banca è chiusa. Quando poi vai a telefonare oppure arrivi per bloccare il conto perché è intestato alla persona, automaticamente è tardi perché è vero sì la persona c'era quel conto, ma i soldi sono stati ritirati il venerdì precedente, perché tu vai a fare la denuncia prima che chiedi il decreto di sequestro al magistrato, i soldi sono belli che se ne sono andati. Però se avessero gli utenti e lo stesso soggetto avesse fatto una piccola ricerca, quando dicevo io per vedere le credenziali, no? Oppure le recensioni, se lui avesse inserito il nominativo con la vendita del Sagatanet su un motore, qualsiasi motore di ricerca, sarebbe uscito che in poche parole questo ha truffato un'infinità di persone. Perché purtroppo sulla rete, se tu riesci a intervenire immediatamente, riesci anche a recuperare. Ma siccome è il reato sulla rete, purtroppo, sono talmente tanti e in alcune circostanze le procure sono intasate, automaticamente loro il problema non se lo pongono perché prima che mi arriva, poi magari te condannano in contumacia, ti fanno l'unificazione di tutte quante le cose, è vero sì che dopo 10 anni ti arriva un cumulo, però tra diciamo quelle denunce e le condanne che prendono rispetto a tutte le truffe che hanno fatto, sicuramente ci hanno guadagnato. E se sono un pochettino bravi a utilizzare il sistema informatico, voglio dire, non li prendiamo mai. Io dico sempre, vabbè, non lo posso dire perché c'è la ripresa. No. Veramente, noi per esempio in questi giorni stiamo lavorando su un'indagine in cui ci sono persone che sono diventate ricchissime, perché poi alcune truffe vengono fatte poco a tanti, no? Quindi a pioggia. Se tu ne levi una, diciamo, importi considerevoli a pochi, logicamente oggi come oggi rimane, è già difficile, perché la banca nel momento in cui vede che c'è un alert automaticamente non... Ma se tu immagini, come così come per il phishing, no? Che mandi 3 milioni di mail a costi irrisori, basta che ce ne casca uno che già ti sei ripagato tutto quello che ti è costato per mettere in atto questo sistema. Per non parlare poi l'alterazione anche degli ATM, no? I bancomat. E noi insieme per esempio gli americani, che sono molto attenti al mercato elettronico, quindi alle truffe online, soprattutto per le società americane, hanno cercato di avvicinare gli stessi truffatori rumeni, come dire, e questi giustamente proponendogli anche, diciamo, di fare da consulenti, ma per importi di una certa, anche cospicui, magari 5.000-10.000 euro al mese. Questi hanno rinunciato perché il guadagno illecito è di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi cifra che questi gli hanno proposto, per far capire che purtroppo sotto certi aspetti, è triste dirlo, il crimine paga, no? E se poi andiamo a vedere l'ordine dei reati in alcune circostanze,
ci sono alcuni reati che sono talmente gravi rispetto a quest'altri che vengono no, lasciati, però anche perché è pure difficile nel momento in cui io ti dico tu mi fai la denuncia, io faccio l'attività di indagine e vedo, no, non è tanto quello, ma vedo che comunque non è stato fatto attraverso un sistema che non consente diciamo di risalire all'autore, automaticamente va archiviato, così come succede che a una denuncia presentata ce ne sono tantissime che non denunciano, perché comunque sia un po' perché l'importo è minimo, un po' perché spesso e volentieri, soprattutto per le banche, il costo per recuperare il danno subito delle volte è superiore allo stesso, quindi automaticamente rinunciano, perché dice se io per recuperare una truffa di un addebito a un cliente di 70 euro per una truffa che è stata fatta al cliente, ma per colpa mia mi costa poi una cifra che si aggira sullo stesso importo, automaticamente preferisco più pagare il risarcire il cliente e non agire nei confronti della truffa stessa. Tornando a certo, disincentivante, perché purtroppo però sono in aumento vertiginoso. Ci sono, noi ogni anno, poi magari domani quando traccio alcuni aspetti del cybercrime in generale, ci sono ogni anno un aumento veramente vertiginoso delle denunce e delle truffe online, perché le truffe online purtroppo, proprio perché gli utenti sono estremamente superficiali, disattenti, perché pensano, vedono magari che la sicurezza sia un problema relativo, no? Perché dice che vuoi che avvenga, invece al contrario prendono bastonate a non finire, così come per esempio noi abbiamo fatto tempo fa un'indagine in cui regalavano le chiavette USB, no? Logicamente tu che fai? Prendi la chiavetta, perché poi fa sempre comodo la chiavetta che tu attivi tutte quante le eventuali informazioni che ti servono, presentazioni, fotografie e quant'altro. Ebbene, dentro a sta chiavetta c'era un malware, e quindi automaticamente tutti quelli che avevano sta chiavetta automaticamente sono stati infettati. Così come è successo in un'altra circostanza, hanno mandato un'email al Ministero degli Affari Esteri, che poi, perché lì come da noi, no? c'è un sistema informatico che è centralizzato e poi automaticamente lo passa. In poche parole, attraverso, spesso, perché poi il problema è questo, che la superficialità anche poi degli stessi dipendenti automaticamente ha infettato circa 1600 email. Quindi è facilissimo riuscire a entrare sui nostri computer. Allora dicevo, abbiamo diverse tipologie, il risentito, il bisognoso d'affetto, poi abbiamo il corteggiatore incompetente, no? Dalla sua scarsa esistenza di competenza relazionale, che dovrebbe fare,
magari un corso, un corso di bontò. E poi il respinto. Il respinto generalmente è colui che cerca, mira l'ex, no? Che cerca di ristabilire un rapporto relazionale ormai finito e quindi non, generalmente non accetta, no? Che il fatto sia finito e che quindi automaticamente continua imperterrito nella sua azione. Poi abbiamo il predatore, che questo qui, diciamo, lo ritengo tra virgolette anche, diciamo, tra i soggetti più pericolosi, perché in effetti uno comunque che non si spaventa, nel senso che comunque ha la consapevolezza di arrivare alla vittima a tutti i costi, quindi rischi pure magari che ti aspetta sotto casa. Questo qui noi lo ritroviamo anche per quanto riguarda, diciamo, la parafilia legata alla pedofilia, quindi che avviene pure attraverso, diciamo, anche nei confronti di bambini. Le iniziative della Polizia Postale e delle comunicazioni, quello che vi dicevo all'inizio, no? L'importanza della prevenzione, della sensibilizzazione, perché quando parliamo comunque di determinati reati è di fondamentale importanza arrivare prima e non dopo, perché spesso e volentieri arrivare dopo significa che arrivare tardi, arrivare quando la vittima è stata uccisa o comunque è stata abusata. Voi immaginate il caso dell'avvocato di Ancona, di dove era quella che è stata sfregiata con l'acido. Così come però, quantomeno. Sì. Lo stesso, perché no, questo è vero. Purtroppo delle volte si crea, però guarda, in questa circostanza necessariamente bisognava anche trovare come dire, un'eroina, no? Nel senso, e la cosa che è stata apprezzata la forza e il coraggio di reagire, denunciare, andare avanti e portare avanti, diciamo, e portare come diciamo, la voce di tante donne, perché poi sostanzialmente il problema qual è? Che tante donne subiscono e non denunciano, o quantomeno perché forse magari è il padre dei tuoi figli, no? Il compagno, se è padre o comunque il marito o compagno che sia, ex compagno che sia stato, quindi generalmente si è portati a non farlo, fino a quando però poi non diventa troppo tardi e ce ne accorgiamo oppure ce ne rendiamo conto quando ormai è successo l'irreparabile. C'è qualche curiosità? Questi qui, dicevo, le iniziative sono diverse. Questa è l'ultima di quest'anno. Come dice Maurizio Battista, una vita da suocera. Qualche curiosità? Ti do del tuo, tu che eri particolarmente, come dire, presente.
presente anche nel, diciamo, nel, negli argomenti. Allora, questa campagna è nata a seguito, principalmente è nata per i casi di suicidio tra adolescenti, nel senso che tutta una serie di comportamenti che hanno portato al suicidio di adolescenti ha indotto diciamo, noi come Polizia di Stato, già diciamo, al di là del fatto che noi già le facciamo queste iniziative, però questa qui voleva suscitare una riflessione dall'opinione pubblica nella società civile, perché quando uno dice tutti quanti sappiamo che esistono certe cose, però spesso e volentieri, proprio perché non vogliamo affrontare il problema, proprio perché non vogliamo prenderci la rogna, automaticamente facciamo finta di nulla. Allora, siccome questo è un problema che riguarda tutti, non è che riguarda soltanto i figli degli altri, come dicevo prima, no? Allora questo qui è nato perché noi che facevamo? Andavamo in giro per le piazze e affrontavamo il problema del cyberbullismo, ma non soltanto del cyberbullismo, ma di quelli che sono diciamo, i disagi e il malessere delle nuove generazioni che vivono nel mondo della rete, perché loro vivono più nel mondo virtuale che in quello reale, e che non è inaccettabile, non possiamo lasciarli da soli sulla rete, perché è vero sì che ci sono tante opportunità, ma altrettanto è vero che è pieno di figli della mignotta, scusate il francesismo. Io prima ancora di essere un poliziotto sono un genitore, cioè io ho 3 figli, quindi voglio dire, il mio osservatorio è privilegiato, nel senso che bene o male, anche se quando uno dice predica bene e razzola male, io non mi ero accorto che mia figlia c'era un profilo su Facebook, così come non sono andato mai a vedere quello che postava, le fotografie, allucinante, perché poi loro si mettono tutta in posa, no? Capito? Perché è di tutto. Così come quello grande che aveva postato gli incidenti, quelli di Roma di 2 anni fa, alla manifestazione del 15 ottobre, e aveva scritto infami, no? Allora io me lo chiamo, ecco perché vi dico, anche il rapporto con i miei figli non è stato semplice, soprattutto con quello più grande. Quello più grande era da pigliarlo a pizze da quando si svegliava la mattina a quando la sera andava a mettere a letto, ma nel vero senso della parola. Però voglio dire, siccome noi siamo adulti, siamo genitori, quindi voglio dire, se lui sbaglia, no? Non è che ci possiamo mettere allo stesso piano. Io mi davo i pizzicotti e cercavo di cambiare anche la modalità di approccio, e devo dire, in questo ci sono riuscito attraverso che cosa? Attraverso la rete. Cioè lui con me non dialogava, perché non si fidava, legato al fatto, perché io sei una guardia, perché lui mi diceva proprio così, dice, sei una guardia, no? E poi sono tutti uguali, ce l'hanno tutti con le guardie, no? E quando mi hanno detto, guarda Marco, controlla la bacheca di tuo figlio, perché non è piacevole quello che i commenti che ha postato, sono a vedere, appunto, risentito nei confronti della polizia, delle cose. Però al di là di quello, lui aveva un motivo del suo risentimento, perché poi dice, gli ho detto, senti Luca, scusa, ma ti sembra giusto che tu abbia detto certe cose nei confronti delle forze di polizia? Dice sì, perché sono una massa dei bastardi, no? Ho detto, scusa, ma che stai dicendo? Scusa, allora ce l'hai anche con papà, scusami, no? Allora lì pure ha avuto un momento di esitazione, mi fa sì, pure tu sei un bastardo, no? Vai, vi lascio, guardate, non sto scherzando, lo dico veramente con tanta amarezza. 16 anni, no? Con tanta amarezza, perché diceva, mi ha detto, scusa Luca, ma ti sembra giusto?
Però quando a fine settimana devi venire qui alla paghetta, non te lo chiedi da dove arrivano i soldi, no? E lui poi mi ha motivato il fatto che era andato allo stadio, no? Ed era stato perquisito davanti agli altri, l'hanno fatto anche spogliare. E lui si era così risentito da questo comportamento che veramente aveva, talmente offeso che lo ha portato ad esprimere questi giudizi. Ha detto: vabbè, ma mica siamo tutti uguali. E poi dice: no, perché pure quegli altri che te fermano col motorino, che te lo sequestrano, perché... Quindi, voglio dire, poi non siamo tutti uguali. E dicevo, per me è stato di fondamentale importanza riscoprire mio figlio attraverso quello di la cosa più semplice, il dialogo. Ma con come il dialogo? Perché logicamente lui non... lui, ma in generale i ragazzi, difficilmente si confidano con i genitori. Attraverso internet. Io l'ho fatto sentire importante, perché gli dico: senti Luca, ho bisogno di vedere, delle informazioni riguardo, che ne so, all'acquisto di un prodotto oppure delle vacanze. E lui si è sentito responsabilizzato, dice: Madonna, papà chiede a me l'informazione sulla rete internet. E quello è stato un modo per esplorare insieme la rete e soprattutto dialogare con lui. Poi lascia il profilo falso di Vanessa, che ancora non sa poi oltretutto, quindi anzi... No, lui non la segue. Però ecco, lui ormai sotto questo aspetto si è messo l'anima in pace, perché dice: tanto ormai è recuperabile. Poi da un lato, dall'altro invece ci sono dei gesti, dei comportamenti che ti fanno comunque immaginare quanto poi lui, voglio dire, ti voglia bene, no? Perché al di là degli screzi, perché è normale che a una certa età lui possa sgomitare, ha una sua personalità, e quindi devo dire anche è legato ai pensieri, no? Perché lui comincia già a intravedere un futuro che tra virgolette difficilmente riesce a realizzare sotto l'aspetto lavorativo, perché è difficile tutto quello che accade, loro poi sono delle spugne, nel senso che a me già comincia a dire: papà, io me ne voglio andare a Londra, me ne voglio andare per assurdo, dice, me vado a far cameriere, guadagna qualche sordo, così dice, no? Guadagna qualche sordo a Londra in un pub oppure in un locale, perché mi imparo la lingua, che non è rimanere qui e fare nulla. Quindi sotto questo aspetto posso comprenderlo, ma dal lato di fondamentale importanza, quello che io ho sempre comunque preteso, è il rispetto dei ruoli, no? Tra genitore e figlio. Lui, tu fai il tuo, io sono il tuo padre, mi rispetti perché sono tuo padre, non come fanno in tanti, poi alla fine butti in caciara e fai l'amicone, e poi però non puoi pretendere che lui possa comportarsi bene, perché spesso e volentieri tanti comportamenti che i ragazzi hanno, anche di comportamenti antisociali, sono legati proprio al rapporto amicale che si instaura, che il genitore gli consente, e che quindi loro si sentono in diritto di poter fare quello che vogliono. E dicevo, io invece al contrario, proprio perché dicevo è importante, no, capire il malessere, perché alcuni comportamenti loro pongono in essere, e il motivo per il quale lui aveva questo risentimento nei confronti delle guardie era legato a un vissuto personale, e che quindi è stato utile anche affrontarlo. Così dicevo, anche il discorso del malessere, del disagio,
di talune figure, tipo ecco, del bullo, no? per ritornare all'argomento, oppure di altri soggetti che logicamente, ecco, del piercing che può far capire, comprendere, quantomeno ti dà un campanello d'allarme di capire che sta succedendo, che malessere sta vivendo, perché logicamente in questo modo riesci comunque ad aiutarlo nell'affrontare questo momento particolare. Così come io, per esempio, c'è un altro figlio che lui sta sempre con l'iPhone in mano e a chattare. Una volta mi ha detto, siccome io li vedo poco, perché io sono divorziato, quindi i figli, diciamo, li vedo non a cadenza, diciamo, come dire, periodica, perché io poi sono contrario al fatto quando uno dice ogni 15 giorni stanno con me, il mercoledì del mese sembrano i pacchi, no? Assolutamente, io li vedo quando loro vogliono stare con me, nel senso che se io il fine settimana, per esempio, no, la piccolina dice papà, dice, io sabato ho un compleanno, domenica vado con la mia amichetta di là, e allora non ho mai detto nel modo più assoluto, dice, guarda, no, sto fine settimana tocca a me e fate quello che dico io, nel modo più, anche perché ci vengono pure malvolentieri, quindi nel modo più assoluto. E dicevo, il secondo sta sempre con questo telefonino in mano. Allora una sera me lo porto in pizzeria e ho detto, Matteo, vieni con papà, perché siccome lui è molto, molto chiuso come carattere, parla poco, ha detto andiamo, facciamo una chiacchierata, no? E stavo sempre con questa iPhone. Dico, scusa, ma te, ti ho chiesto di venire a cenare fuori, a mangiare, così per parlare un po' con te, per quantomeno per sapere come va, come non va, no? Dice, papà, dice, vuoi parlare con me? Dice, sì, vieni su WhatsApp. No, però se voi guardate, tanto per farvi capire, delle volte è veramente come siamo distratti, perché poi noi siamo un modello di riferimento, dovremmo essere un modello di riferimento positivo per i nostri ragazzi, e spesso e volentieri siamo i primi a commettere tanti errori. Se a voi è mai capitato, quando andate a mangiare una pizza, andate in pizzeria, la classica famigliola, moglie, marito, due figli, se ci fate caso, ogni tanto mi capita che voglio pure una foto, tutti e quattro sembrano quattro estranei a tavola, tutti e quattro, ognuno sta con il suo smartphone per conto suo. Fateci caso, cioè sembrano quattro estranei. Infatti in alcune circostanze, io gli faccio proprio la foto, no? Perché e questo è sbagliato, perché perdiamo di vista quello che è proprio l'aspetto poi, ecco. Dimmi. Allora assolutamente, ma la rete, allora oggi non essere online significa essere fuori dal mondo, e
Sicuramente, certo. Allora, guarda, io perché non ritrovo un filmato, no? C'è un filmato che ha fatto la 7 che ti fa capire, diciamo, quanto sia la rete dirompente nella, diciamo, nella vita, nella nostra vita, e nel momento in cui la rete, diciamo, c'è questo filmato che tutti quanti, ognuno, pure moglie e marito per esempio, cioè che preferiscono più, per assurdo, preferiscono più stare online che farsi le coccole, no? E di punto in bianco per esempio sparisce, se ne va tutta la connettività, e vanno tutti quanti in depressione, no? Fino a quando si riprendono e cominciano a rivivere la vita reale. Immediatamente dopo, quando ricomincia invece, ritorna la connettività, ricomincia tutto come prima. Dicevo, io ritengo che non sia diciamo la cosa migliore, che quella di, davanti a un pericolo, di prendi tipo a mia figlia che ha rimosso l'applicazione quella di Talking Angela. No, al contrario invece, la cosa importante che io ho apprezzato da mia figlia, che nel momento in cui lei ha visto un pericolo, gli altri, ma soprattutto si è rivolta alla persona di riferimento che è il padre. Questo è la cosa che a me, diciamo, ha colpito positivamente, e che sotto questo aspetto mi sono sentito anche, come dire, inorgoglito del fatto che mia figlia si sia rivolta al padre, nonostante lei potesse pure abbia potuto immaginare, dice, ma se sono stata io che ho fatto un casino, perché spesso e volentieri i minori, voi mi insegna, si colpevolizzano, pensano che quello che gli accade sia per colpa loro e non per colpa degli adulti. Certo, ma le vittime di stalker non tanto. Sì, ma oppure magari, ecco, il fatto che abbiano dato modo allo stalker di, e poi invece magari non riuscire più a gestirlo. E dicevo, assolutamente no, perché sennò in questo modo creiamo un terrorismo psicologico nei confronti sia del minore ma anche degli adulti, che logicamente può essere negativo perché alla fine cominci a dubitare, o comunque, come dicevi te, che questa persona non usciva più di casa, oppure era terrorizzata dall'utilizzo dello smartphone. Invece no, al contrario, va come dire, presa per mano, e fagli superare il trauma, nel senso che sì, però non può essere un alibi, perché io non è che io, per esempio, sì, è vero, io mi occupo più che altro della divulgazione di quelle che sono le buone maniere, no? Le buone pratiche per evitare che poi uno debba piangere i propri cari. Allora, quello che invece è importante che è dialogo, facendo che i ragazzi devono avere la consapevolezza, la certezza che in caso di necessità c'è una figura adulta di riferimento che non è capace solo a rimproverarli, a togliergli lo strumento. Loro, sai che cosa temono che gli possa tu togliere lo strumento, che comunque lo metti in punizione. Invece, al contrario, loro devono essere tranquillizzati su questo aspetto, anche perché se fanno la cazzata, no? Automaticamente, se non vengono da te, rischi che ne facciano altre per nascondere quella che hanno fatto. Allora, siccome può succedere, perché siamo stati tutti quanti giovani, io per esempio posso arrabbiarmi, però poi logicamente trovo la soluzione al problema, ed è questo qua di fondamentale importanza. Quello che i ragazzi devono sapere è che ci sono alcune, diciamo,
applicazioni che loro utilizzano che le devono scaricare nei siti quelli legali, tipo Talking Angela, per tornare. Se Talking Angela fosse stata scaricata dall'Apple Store, che è il sito comunque che è titolare di quell'applicazione, sicuramente non gli altri non si sarebbero ritrovati in situazioni pericolose. Così come i ragazzi vanno educati, soprattutto i bambini più piccoli, noi abbiamo abbassato moltissimo il livello di interventi nelle scuole, proprio con le scuole elementari, perché i bambini nelle scuole elementari cominciano ad avere già il primo approccio con i sistemi informatici, e già la terza elementare, quarta elementare passano dal mondo degli oggetti al mondo delle relazioni, e loro sono molto ricettivi sotto questo aspetto, così come le maestre. Perché se tu mi fai venire ai corsi di formazione che facciamo per gli insegnanti, mi fai venire i frustrati delle scuole medie superiori, perché purtroppo è così, logicamente non ha alcun senso. Se tu invece mi fai venire i maestri e le maestre delle scuole primarie, automaticamente raggiungiamo due obiettivi. Uno, perché i bambini sono estremamente ricettivi, e quindi poi noi abbiamo i ragazzi che vanno alle scuole, hanno fatto tutti dei corsi di comunicazione efficace, nel senso che in base alla fascia di età loro adattano un linguaggio semplice ma esplicito, proprio per fare in modo che per le diverse fasce di età vi sia un linguaggio che è il linguaggio del bambino, dell'adolescente o del ragazzo. Perché se vai là e gli fai pipponi di quelli, non serve a niente, fai solo che danni e perdi tempo. E proprio grazie a questi tipi di intervento e all'interazione con i bambini e i ragazzi siamo venuti a conoscenza di tantissimi casi di abuso. Pensate che l'altro anno, grazie ad alcuni interventi, abbiamo identificato tre ragazzi di 17 anni che adescavano i bambini delle scuole elementari di 8-9 anni. Come lo facevano? Grazie proprio alla colpa, alla responsabilità di tanti genitori, che facevano, in poche parole, i profili ai figli. Però magari facevano il profilo con il nome della mamma, però mettevano le foto dei figli. E quindi automaticamente col profilo aperto si leggevano tutto quello che c'è stava dentro, vedevano quello che postavano e quant'altro, facevano il profilo falso e automaticamente intervenivano con un dialogo, fino a quando gli chiedevano le foto. E erano diventati veramente il terrore di due plessi scolastici di 800-900 studenti, dove c'erano i bambini, quando siamo andati noi, non gli pareva vero di raccontarci quello che ci stava accadendo, che in poche parole mandavano queste fotografie in atteggiamenti intimi, con le parti intime e fotografate. E che loro poi non hanno avuto il coraggio di denunciare, di raccontare, perché si pensavano che la colpa fosse loro. Perché purtroppo veramente di matti ce ne stanno veramente tanti, così come tantissimi casi di adolescenti che vogliono incontrare ragazzi più grandi. Da un lato. Dall'altro ci mettiamo sempre il discorso dei genitori. Vi ricordate quella di Brescia, che nonostante la scuola avesse segnalato l'adolescente, la minore, aveva 14 anni, marinava la scuola in continuazione, poi la denuncia è venuta da un motel a Lugano, che questo ha visto che c'era un adulto, 35 anni, che andava a prendere a Brescia, la portava lì al motel e ha chiamato la polizia cantonale. Quella c'aveva 13 anni e quello c'aveva 35. Dimmi.
Per quanto riguarda eventuali denunce, al di là del fatto che tu, diciamo, dici arriva una telefonata anonima, no? O comunque con una telefonata che la ritieni sia comunque diffamatoria, anche in forma anonima, noi il problema non ce la poniamo, perché nel momento in cui tu mi dici che su una determinata utenza è arrivata la telefonata, a noi è sufficiente l'orario, giorno, orario, minuti e secondi, che i gestori di telefonia ci dicono l'utenza dalla quale è partita la telefonata. No, non è inutile, questo magari può essere utile a te. Io per esempio ho un programma, no, per dire, perché spesso che la mia non lo uso, cioè, voglio dire, però quando vedo che ci sono i miei figli che vedo che sbarellano, comunque stanno sulla rete, oppure passo e chiudono le pagine, no? Quello che stanno facendo, oppure io non guardare, c'ho un programmino che glielo scarico e automaticamente vedo, oppure se cancelli le cronologie, cancelli tutto, nascondi, mi tira fuori tutto quello che le chat, quello che hai scritto, quello che hai fatto. No, non ha nessuna valenza, sai perché? Perché tu magari potresti anche sbagliarti, no? Mentre io, al contrario, nel momento in cui ricevo, cioè, tu fai la denuncia per molestie telefoniche. La denuncia per molestie telefoniche è che, in poche parole, mi dici, allora, sulla mia utenza telefonica, alle ore X del giorno X, ore, minuti e secondi, è arrivata una telefonata, oppure arrivano telefonate, perché non credo che con un'unica telefonata magari vai a fare la denuncia per molestie. Allora, esatto, è di fondamentale importanza, però tieni presente che la denuncia per molestie telefoniche è una di quelle denunce che poi tu non puoi ritirare. Nel senso che se poi scopri che è la tua vicina di casa, oppure, che ne so, è una persona a te cara, comunque va bastonata. Sì, certo. Cioè, si procede a querela, però poi automaticamente non può essere ritirata, quindi automaticamente si becca. Infatti spesso e volentieri a me arrivano delle richieste, dice: senti Marco, una cortesia, siccome ricevo sempre delle telefonate strane, però prima di fare la querela volevo sapere, non è che mi puoi dire a chi appartiene il numero, no? Io dico no, non lo posso fare, uno perché comunque non si può fare, e due perché comunque ci vuole oppure sì, però non, sinceramente non me lo sono mai posto, diciamo, questo problema, nel senso che anche perché se dobbiamo procedere a livello investigativo, a livello procedurale, procediamo chiedendo ai gestori di telefonia l'intestatario dell'utenza dell'utenza telefonica, oppure dal traffico telefonico del telefono, diciamo, della vittima, tra virgolette, automaticamente chiede tutto il traffico in entrata. Manda una
la segnalazione in cui metti la tua utenza telefonica, loro ti ricontattano e ti telefonano e fate insieme tutta la procedura. Certo, però è altrettanto vero una cosa, che nel momento in cui... No, hai ragione, guarda, ti ho detto pure di mettere il telefono, perché siccome ci arrivano parecchi messaggi sulla pagina questa del Una Vita da Social, in cui dicono mi sono collegato al commissariato online automaticamente, non ho difficoltà a fare gli step successivi, automaticamente dici vabbè, metti il telefono cellulare, ti ricontattano e ti aiutano i colleghi, così come delle volte rimane difficile riempire tutti quanti gli spazi relativi alla denuncia. Però questo perché si fa? Si fa perché per evitare che poi vi possano essere tutta una serie di denunce false o comunque situazioni che vanno ad aggravare già la mole di lavoro che abbiamo, e quindi automaticamente quando uno vuole fare veramente una denuncia che è motivato, ci si mette con l'impegno e il tempo necessario per capire quello che ci sta scritto sopra a quel modulo, e quindi automaticamente arrivare a farla, così come nel caso in cui tu non riesci a fare, anche perché la denuncia telematica poi deve essere comunque ratificata fisicamente, perché non essendoci ancora la possibilità dell'identificazione certa del denunciante, deve necessariamente essere ratificata. Quella ti facilita, nel senso che se tu vai al compartimento polizia postale e hai fatto la denuncia online, passi davanti a tutti e quindi fai ratifichi la denuncia. Tu te la stampi, quella lì, vai là e dici guarda, io ho fatto la denuncia online perché funziona in questo modo, il commissariato online è a Roma, e quindi e poi per competenza e per materia automaticamente gira poi la segnalazione, la denuncia all'ufficio, diciamo, di residenza del denunciante. Sinceramente non lo so, perché non è stato fatto in questo modo, può darsi pure che funzioni in questo modo. Sì, però esatto. Sì, ho capito, ma tu immagina un attimino allora quello che ti arrivano tutto spam sulla tua posta elettronica, magari anche email di phishing o di altre cose, tu con un clic e chiappi e me mandi tutto a me, no? Però sai che significa? Che mi arrivano 1 milione di email al giorno e mi mandi in tilt il mio sistema, capito? No, ho capito, però tu immagina un attimino che
In questo modo significa che allora le email truffa o comunque quelle degli ultimi ritrovati, se tu vai sull'home page del commissariato, noi di volta in volta aggiorniamo gli utenti delle ultime ritrovate di truffa. Allora, quindi già se tu mi mandi per esempio 10 mail di truffa di uno stesso tipo, così come me lo manda lui, perché tanto voglio dire, quando mandano a pioggia lo mandano a tutti quanti, non è che lo mandano solo a te, quindi automaticamente per noi, allora, nel momento in cui abbiamo acquisito la prima informazione e diamo poi mettiamo l'alert agli utenti, e quello per noi è più che sufficiente, nel senso che non ho bisogno necessariamente di archiviare tutte quelle segnalazioni che mi arrivano, perché come ripeto, io non so qual è stata l'architettura del commissariato online, che comunque ci sono stati diversi società che hanno lavorato proprio per renderla quanto più fruibile, no? Invece al contrario, da quello che non sei l'unico che pone il problema, che si ha difficoltà a interagire, e proprio in virtù di questo fatto l'utente mette il telefono, viene contattato e viene aiutato nella, anche perché io sinceramente a parte il fatto che quando comincio a vedere che clicchi e tu cominci a chiedere fai di qua, perdo interesse, quindi sono più per la vita, diciamo, le cose pratiche, no? Devo fare una denuncia, vado direttamente all'ufficio, magari passo avanti perché con la scusa di io sono un collega, no? oppure me la faccio da solo. Però sinceramente non lo so che ci sono diverse difficoltà sotto questo aspetto, più volte l'ho segnalato io, però sinceramente non quello che mi è stato detto, all'utente di mettere il telefono e poi viene, come dire, accompagnato nella... Ma ci sta, informati com'è, informati, ci sono tre voci, informati, guarda, cambiamo, lo metto qui così lo vediamo tutti insieme. Thank you.
dicevo, è naturale che chiediamo la registrazione dell'utente, perché se tu mi fai una segnalazione, logicamente va anche per un modo per fidelizzare, no? Nel senso che noi abbiamo un archivio di circa 200.000 utenti, quindi alcuni dei quali, per esempio, in alcune circostanze noi chiediamo se vogliono essere informati su eventuali iniziative, su eventuali, diciamo, alert. Per esempio l'ultimo che abbiamo messo, vedi, come questo qui, l'ultimo alert, questo qui dello scacco con al virus Zeus, che abbiamo fatto insieme agli americani, all'FBI, quando vi dicevo che noi abbiamo un grandissimo numero in Italia di computer compromessi, che poi attraverso le cosiddette botnet, no? Nel senso che sono quei computer dormienti, che sono, in poche parole, vengono gestiti da remoto. Nel momento in cui loro decidono di intervenire, fare un attacco, automaticamente lanciano l'attacco con i computer in contemporanea, parliamo di 1000, 2000, 3000 computer insieme, per esempio attaccano, che ne so, il sito di questa o quell'azienda o istituzione, e automaticamente lo buttano giù. E noi, proprio per tutelare sia, diciamo, le istituzioni che le aziende, abbiamo il Centro Nazionale Infrastrutture Critiche Informatizzate, il cosiddetto CNAIPIC, e pensate che saremo noi a occuparci della sicurezza informatica dell'Expo 2015. Quest'anno, diciamo, l'Expo... Ormai no, credo sì. Sicuramente raddoppieranno i costi, perché per poter arrivare puntuali all'evento, tanto paghiamo noi, quindi il problema non si pone. E così come noi abbiamo garantito il G8 dell'Aquila, avevamo una struttura riservata all'interno della Guardia di Finanza dell'Aquila, dove controllavamo tutto quello che passava attraverso la rete, quindi garantivamo la sicurezza informatica dei grandi della terra. E dicevo, questo qui di Zeus, questo è micidiale, perché veramente riescono a mettere in ginocchio anche un paese attraverso questo tipo di meccanismo. E questo perché? Perché la stragrande maggioranza degli utenti sono superficiali, no? Perché, ad esempio, io devo prendere un antivirus e lo devo pagare, preferisco più andarmi a prendere un antivirus gratuito, magari lo prendo, non lo prendo dal sito originale, nel senso che nel sito che comunque ti offre quel prodotto, ma lo vado a recuperare in un sito diverso. Allora uno si dovrebbe porre il problema e dire: perché questo sito me lo offre se non ci guadagna nulla? Allora potrebbe venirci il dubbio di dire: ma se per caso, oltre all'antivirus, mi scarico anche, diciamo, il virus, capito? Quindi così come quando andiamo a fare gli acquisti, no? Gli acquisti online, ci sono dei meccanismi, ci stanno, gli acquisti vanno fatti in quei siti dove comunque c'è il lucchetto, ci stanno che danno determinate garanzie, dove comunque sia i prodotti che vengono venduti siano prodotti che comunque non, come dire, le offerte non sono così belle da sembrare di non essere vere, perché se un'offerta è troppo bella per essere vera, può darsi che effettivamente potrebbe nascondere qualche brutta sorpresa. Poi è vero pure che, quando dicevo, purtroppo sotto certi aspetti siamo brave persone, no?
siamo creduloni, nel senso che non siamo portati ad essere sempre pessimisti oppure ad essere, come dire, dubbiosi su quello che ci capita. Come una signora dice: complimenti, hai vinto la lotteria. Pure a me mi è successo. Mi è successo invece: complimenti, sei il milionesimo, no? Allora ho cominciato a cliccare, mi pareva vero, cioè, c'era la pubblicità, poi non è che era una pubblicità, diciamo, così, della scuola, mi ricordo che era la BMW che avevo vinto, complimenti, sei il milionesimo, hai vinto la mini della BMW. Ho cominciato a cliccare, devi registrare, devi fare tutta una serie di cose, ho detto, e ho rinunciato, perché logicamente giocano su questo. Però mentre rinunciamo a dare i nostri dati su alcuni siti di ricerche e quant'altro, al contrario, quando andiamo per motivi così di divertimento sui social network, inseriamo tutti i dati possibili e immaginabili, perché immaginiamo che in questo modo più i dati sono precisi e sono completi, più funziona il social network. Invece al contrario, così non è, perché basta inserire l'indispensabile per poter comunque usufruire dello stesso servizio. E dimmi. Bravo. Ma hai sbagliato tu o ha sbagliato l'operatore? Niente, vabbè, dicevo. Vabbè, colgo l'occasione per farvi capire l'importanza, diciamo, dell'aspetto informatico e della sicurezza informatica. Quando all'inizio dicevo ci occupiamo anche di cyberterrorismo, noi facciamo indagini per esempio telematiche, no? Abbiamo portato avanti tantissime indagini per quanto riguarda Al-Qaeda e altri, perché logicamente tutto passa attraverso la rete internet. Però ecco, mentre prima c'erano questi qui che si imbottivano di esplosivi e quant'altro, adesso sotto questo aspetto si sono, come dire, anche loro evoluti, perché i danni che può arrecare la rete internet sono dei danni veramente ingenti. E quindi attraverso il Centro Nazionale, questo qui che vi dicevo, il Centro Nazionale, il canale di che si chiama, Centro Nazionale Infrastrutture Critiche Informatizzate, noi tuteliamo tutte le società economiche del paese. E non solo quello, ma anche, diciamo, di trasporto terrestre e navale e aereo. Che comunque passa poco, poi voglio dire, sembra tanto difficile entrare in un sistema informatico di una società, ma invece al contrario è di una estrema facilità per chi comunque conosce l'informatica da un lato e poi c'ha la passione, che è smanettone. Non so se ve l'ho detto prima, addirittura quando siamo andati abbiamo fatto un'indagine sugli ATM, no? Ci stanno gli italiani, magari mettono il gas e fanno esplodere. Invece i rumeni addirittura, quando siamo andati a fare la perquisizione, si erano fregati un ATM, l'ATM sarebbe il bancomat, dove facevano scuola, si esercitavano. Abbiamo trovato questa cosa e si esercitavano dentro anche a pallone, si esercitavano a manomettere diciamo sia la tastiera che lo skimmer, quello dove inserisci diciamo il bancomat, la carta per fare il prelievo. Veramente, guardate, vi dico che stanno ci sono stati delle circostanze, dei momenti in cui veramente eri illuminato da quello.
quello che è poi la creatività, perché loro veramente si inventano di tutto. Lo fanno per vivere, però sai, non è giusto come, perché poi alla fine tu lo fai per fregare gli altri, cioè se tu sei bravo a fare determinate cose, metti la tua creatività, la tua bravura, mettila a disposizione degli altri, anche perché quando dicevo prima c'è stata la possibilità di metterli a stipendio come consulenti, diciamo, delle forze, degli organismi di polizia di altri paesi, e loro hanno rifiutato. Quindi significa che tu hai un'indole proprio delinquenziale e come tale comunque... Cosa? Per aiutare gli organismi di polizia a contrastare i crimini informatici. Cioè, mentre prima, per esempio, noi abbiamo il Secret Service americano che è presente in Italia in forza, in Italia comunque in Europa, che inizialmente era preposto alla tutela del Presidente della Repubblica e dei familiari, della Presidente americana e dei familiari, e per il contrasto alla contraffazione del dollaro. Adesso la moneta diciamo liquida non gira più, e loro hanno diversificato il loro campo di intervento proprio nell'e-commerce, e loro logicamente vanno alla ricerca di diciamo delle persone più brave, ma così anche noi, cioè noi non è che siamo bravi perché, voglio dire, abbiamo la bacchetta magica, noi siamo bravi perché un po' siamo lungimiranti, un po' perché magari troviamo il filone giusto, troviamo la persona, perché poi le attività di indagine che vengono fatte, ci sono indagini tecniche, ma continuano a esserci anche le indagini tradizionali, che ci consentono comunque di scoprire dei mondi che fino a ieri erano impensabili. Quindi poi se voi a questo inserite il fatto, aggiungete il fatto che l'informatica noi arranchiamo, perché dopo 6 mesi già è superato, cioè quindi quando pensiamo di essere al passo, no? Al passo coi tempi, automaticamente dobbiamo ricominciare da capo, perché già diciamo tutti gli elementi che abbiamo acquisito sono superati, perché l'informatica e la tecnologia ha dei ritmi veramente pazzeschi, e questo grazie proprio a persone che collaborano con noi, un po' perché magari li abbiamo bastonati. Io mi ricordo che il primo hacker che abbiamo arrestato in Italia è diventato uno dei maggiori consulenti delle più grandi aziende mondiali, e comunque non solo l'abbiamo arrestato, è riconoscente con noi, perché logicamente grazie è diventato famoso perché abbiamo arrestato. Vedi, quando delle volte uno diventa modello positivo, no? Perché ha capito l'errore e ha messo a frutto tutte le sue competenze, per poi logicamente si fa, dagli altri si fa pagare, a noi invece lo fa per motivi, diciamo, perché proprio per riconoscenza, però diciamo per chi è legato comunque ha un senso anche come dire etico, no? Della sì. No, per riparazione del danno no, perché quello là ci stanno le pene accessorie, quindi per noi, però diciamo che c'è la possibilità sotto questo aspetto di avere anche qualche consiglio da parte loro. E vi faccio vedere un video, quello del Kinetic, sulla base di quello che vi stavo dicendo, no? Dell'importanza del fatto che mentre prima gli attentati avvenivano attraverso le, diciamo, le bombe, adesso invece è cambiato completamente lo scenario. Se volete, così almeno distendiamo un pochettino.
ti dico che i social network andranno già adesso, stanno sostituendo il nostro modo di vivere da immigrati digitali quali siamo noi, la nostra generazione, ma la generazione a seguire, quindi la nuova generazione, per quelle a seguire sicuramente non potranno non avere, diciamo, la... Purtroppo è il loro mondo, è il nuovo, come dire, mentre noi abbiamo avuto la possibilità di vivere il mondo reale, il mondo virtuale, quindi nel senso che siamo stati catapultati anche noi per necessità nel mondo virtuale, le nuove generazioni, quindi anche quelle a seguire, ci sono nate, sono i nativi digitali, che quindi automaticamente è un mondo, e questo lo dico perché purtroppo è così, è un mondo talmente straordinario, talmente bello, che al quale difficilmente loro rinunciano, non solo quello, ma io lo vedo anche per me, no? Nel momento in cui io, che ero un pochettino reticente, ma nel momento in cui ho iniziato a vivere, quindi a per necessità, ma per lavoro, perché io comunque sia, per poter anche, diciamo, come dire, studiare strategie di contrasto a fenomeni nuovi, necessariamente ci devo stare sul pezzo, no? E devo dire che è un mondo veramente, veramente bello, veramente bello. Se però io dico sempre ha regole certe, e poi lì sta, è importante la figura adulta, no? Nei confronti proprio dei più piccoli, fare in modo che loro comunque rispondano a determinati doveri che il genitore, la figura di riferimento deve imporgli, nel senso che se voi immaginate che Bill Gates e i figli vi facevano navigare 45 minuti al giorno, era Bill Gates, sicuramente era perché lui già aveva la consapevolezza che farli navigare più a lungo sarebbe diventato poi veramente patologico per i figli. E allo stesso modo dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo far sì che loro utilizzino la rete in modo che sia per motivi ludici, quindi per divertimento, ma anche per altri motivi, ma con delle regole certe. Tu navighi un'ora al giorno, due ore al giorno, la sera alle 9 spegni il telefonino, perché non so quanti di voi, per esempio, io lo vedo, no? La mattina quando mi sveglio alle 6 vado su WhatsApp e vado a vedere l'ultimo contatto che hanno avuto i miei, non tanto quello grande quanto quello piccolo, e vedo che all'una e mezza ancora c'è, cioè, l'ultimo contatto che ha avuto. Non è normale, ma io parlo dei miei figli, ma è quello che fanno tutti. E allora io poi, voglio dire, con mia figlia ci parlo, dico: Valeria, non si può fare, non puoi nel modo più assoluto che a l'una ancora stai con a chattare. Però poi magari ci fa comodo, perché ci sono dei momenti in cui non sai chi lascia i figli, non sai c'è da fare, c'è un imprevisto, allora nonostante tutto ti rimangi tutte le regole che hai imposto, no? E quindi diventiamo non credibili. Sotto c'è. Guarda, ti dico. Certo.
Certo. Sì, ma il c'è, come ripeto, il certo, ma il ecco perché certo, ecco perché assolutamente sì, ecco perché è importante il discorso delle regole certe, no? Tra genitori e figli. Se noi concediamo tutto, ti dico, da, allora, siccome in punizione te non niente telefonino, no? Poi invece magari dopo due ore dici vabbè, riecco del telefonino, oppure il discorso di continui, fai chattare. Io te lo dico, perché poi noi il problema sapete qual è? Soprattutto quando parliamo di sensibilizzazione ai genitori, andiamo in plessi scolastici di 800-900 studenti, non partecipa, se partecipano 20 genitori è un successo, non partecipa nessuno. Non partecipa nessuno. E quando gli dici guarda che alcuni si risentono, dicono no, io ci parlo con mio figlio, sto tutto il giorno dentro casa con lui, e ho detto sì, tu che stai a fare, a stirare, a sistemare a casa, e lui sta davanti al computer. Questo è il rapporto tra la stragrande maggioranza. Noi abbiamo somministrato dei questionari sul discorso ai ragazzi, su un campione parliamo di 40-45 mila studenti della fascia adolescenziale, in cui abbiamo chiesto le ore che trascorrono davanti al computer. E loro metto tra la fascia, diciamo, pomeriggio serale e quella dopo cena, loro navigano veramente a 8-10 ore. E quando gli abbiamo chiesto invece di quanti di loro hanno la presenza del genitore durante l'esplorazione della rete, no? Il 18%. Alcuni ti dicono quasi mai e mai. Perché? Perché, come ripeto, c'è da parte nostra anche la scarsa consapevolezza del fatto che internet è comunque un pericolo, ma è un pericolo sia perché possono essere adescati, ma sia perché può avere gravissimi danni per la salute. Certo, ma ecco perché noi abbiamo abbassato l'età di intervento nelle scuole. E non solo, io sto facendo un protocollo con i pediatri, con la Società Italiana di Pediatria. Sapete perché? Perché i pediatri sono gli unici dei quali i genitori si mettono paura. Se il pediatra gli dice al genitore guarda che quando va a visitare il figlio dice guarda il tuo figlio massimo un'ora perché vedo che comincia ad avere dei comportamenti compulsivi, vedi tu come si mettono paura e quindi automaticamente seguono alla lettera, perché è l'unica figura professionale che comunque come genitore, io lo vedo anche, mi immagino io come genitore, mi ha detto il pediatra è pericoloso per la salute di mio figlio, automaticamente seguo i consigli che mi ha dato, perché sennò è veramente allucinante. Ma vediamo, noi poi ci lamentiamo dei figli, ma è pieno di genitori incoscienti, ma voglio dire, io mi riguardo tutti i profili, no? Ma sarebbe veramente da togliere i figli, perché sono il peggio del peggio. Poi uno dice dobbiamo essere il modello di riferimento positivo, ma di che? Certo, c'è da dire che ci sono alcune circostanze che vanno comunque
tenuto in considerazione, no? Perché, voglio dire, delle volte il lavoro, la precarietà, tutta una serie di situazioni che influiscono moltissimo sulla famiglia. Ma ci sono tantissimi altri, vi posso garantire che sono la stragrande maggioranza, che pensano solo a dare solo l'aspetto materiale ai figli, pensando che in questo modo stanno a posto con la coscienza. Guarda, io sono uno che quando li incontra, si offendono pure, si risentono, a me non mi frega niente, perché io lo vedo, poi tutti i giorni mi trovo a dover veramente confrontarmi con situazioni che potevano essere veramente risolte se ci fosse stato un genitore attento. Quando io dico noi da scuola, con gli insegnanti, scopriamo casi di abuso, di violenze. E i genitori non si accorgono niente. Cioè, quando vedi un figlio che ti passa da un momento di ilarità a un momento di pianto interrotto, un crollo di rendimento a scuola, che in alcuni casi si fa la pipì addosso, oppure veramente basta poco, se conosci tuo figlio, a renderti conto che qualcosa non quadra, oppure, per non parlare, che ti ritorna a casa con la borsetta griffata, con l'iPhone 5S. Certo, a meno che non fai come la mamma della baby prostituta, che ha visto quanto il PM ha chiesto 6 anni, ma io li avrei tolto la patria potestà, cioè una persona del genere, quella c'ha 13 anni, 14 anni, se proprio fallo tu, no tuo figlio. Se veramente ti interessano i soldi, no? Certo. Poi quando uno si dice che so, sicuramente dice: Madonna mia, non sapevo niente, ma qua, là, nessun segnale, no? Invece poi cominci a vedere, no, c'era questo, c'era quello, c'era quell'altro, no? Allora, sì. Però fa comodo, certo. Certe volte non affrontare il problema, perché in questo modo non ti devi far carico poi della risoluzione. Sì. Sì, ok, domani facciamo, domani se volete tracciamo, sì, a parte il video, tracciamo però magari quelli che sono tutto l'aspetto delle truffe online e quali sono gli interessi criminali nel caso in cui i truffatori procedono a carpire il patrimonio, prima quello dei dati personali, poi dell'aspetto quello economico, patrimoniale.